Beh, una settimana piena di lavoro è stata appena consumata tra dei, iracondi e cellulari misteriosi. Abbiamo parlato di futuro, abbiamo parlato di passato, ma ora torniamo al presente. Toby Fox rilascia il secondo capitolo di Deltarune e noi siamo qui per parlare del suo mondo cibernetico, più futuro di così. Amici, non sappiamo perché l'audio abbia voluto dire ciao, però eccoci qua. Adesso vediamo se questo audio invece va. Questo lo sentite, immagino. Non so perché è strano, in realtà l'audio funziona. Però non voleva funzionare nel trailer. È a posto, boh, lo sai tu perché? Non ha molto Non senso, però lo so. permettimi. Non ha molto senso, ma lo acquisirà poeticamente nella giustificazione che vorremmo dargli. No, 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 oggi più o meno, guardate ragazzi, funziona di più di quello che poteva essere, perché per un attimo abbiamo pensato di non poter fare neanche live, ho dovuto riavviare il router, ci sono problemi di connessione in tutta Italia e anche Vodafone era partita totalmente qui, quindi il fatto che siamo a fare la diretta per In me è già realtà un esatto, miracolo sì. e che il trailer non abbia funzionato nell'audio è una problematica davvero minore Possiamo rispetto. Ecco, accettarlo. allora io direi di far partire subito il gioco per non avere Sì, 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 per sì. 40 minuti. Quindi sì. Ora sappiamo chi è la regina. Allora, adesso vi ringraziamo tutti, eh. Questo ci può stare come Giustamente, quindi era sottofondo. la regina il Megamind che mi ero perso Eh sì, l'altra era la volta. Sì, regina sì, il sì. Megamind. Allora, io direi che Anche in Spagna dicono ci sono anche in problemi. Spagna, pensa un po'. No, è terribile, ragazzi, internet è crashato. Allora, io vado a ringraziare subito tutti, Vai. faccio due discorsini rapidi, poi l'introduzione dell'episodio e poi cominciamo, ragazzi, ok? Il sub goal dovrebbe essere già aggiustato e dovremmo essere a 700 di sub goal, perfetto. Io ringrazio Fieri Bud che sia buona per il secondo mese. Intanto, ragazzi, ovviamente lo sapete. Lo sapete, tutte le sub che arrivano oggi in particolare sono una coccola e un, non dico ringraziamento, ma un vero e proprio finanziamento di prodotti di intrattenimento come il nostro Video Teoria uscito ieri con un'ora e 35 di intrattenimento per voi e per noi, uncountable hours of lavoro. Però ecco, grazie mille, ho già visto arrivare addirittura dei regali prima della fine del countdown. Che insomma mi scaldano il cuore particolarmente perché è bello vedervi contenti di quello che facciamo. Quindi grazie davvero. Adesso vi ringrazio tutti uno a uno. Se volete fare dei regalini per supportare economicamente quello che facciamo, al solito siete invitati e liberi di farlo perché è la cosa più bella che potete fare per sostenere il nostro lavoro e ovviamente chiunque lo guardi. A pagamento gratuitamente. Allora, grazie a Akemiju che sia buona per il 30 mese, a Bluesang che sia buona per il 9, a Tina Sestito che sia buona per il 21esimo, a Ticci che regala 5 sub perché il suo palo è massimo, grazie a Ryan92 che sia buona per il 33esimo mese, grazie a Feribud che sia buona per il secondo. Buonasera a tutti, spero vi possiate godere al meglio questo capitolo di Deltarune, vi assicuro che sarà una bomba. Per ora io sono super soddisfatto, sinceramente, e mi piace che sia. Non segna tutto.
normale. Guarda, è normale, devono credo i moderatori far apparire la notifica, perché altrimenti quella le estensioni non vengono segnalate. Guarda che stanno apparendo piano piano, tranquilla, è normale, fanno i moderatori. Allora, comunque grazie a Black Ophelia che ha subato fino a fino a novembre, grazie mille. Dicevo, tra l'altro Black Ophelia che c'è da sempre. Grazie a Ryan92 che si abbona per il 33esimo mese. Grazie a Fieribud, no, l'abbiamo appena ringraziato. Grazie a Fusox che si abbona per il 4° mese. A Dragomat che si abbona per il 9°. Intanto Live Train è al 28%. Grazie mille, ancora 4 minuti. Alex, c'è anche una L. Quindi è 64esimo. Che si abbona per il 7° mese. Grazie a Max Power che si abbona per il 13° mese. The power of 13 months shines within you. Cioè, vuoi salvare? È quando salvi. Ah, ok. Bravissimo. Legolas si abbona per l'11° mese. Ed è quasi un anno di sub, anche se vi seguo dalle live di Pokémon Bianco 2. Quindi tu ci segui, Legolas, che fai un sacco di regali, da quando ci siamo trasferiti su Twitch. Perché Bianco 2, non so se tu ti riferisci anche all'inizio su YouTube, ma Bianco 2 è finito qua su Twitch. È cominciato su YouTube, ma è finito qua su Twitch. Ai tempi facevamo con Pokémon, ragazzi, 500 persone, 500-600 persone su Twitch. Ed era tanta roba, sì, perché sì, sì. con gli altri gameplay facevano 300-350. Vabbè, altri tempi. Lilo91 si abbona per il 27esimo mese. I'm Fede regala 5 sub. Fede, grazie. Grazie mille, grazie. Ripeto, i regalini finanziano tutti i nostri progetti più grandi. Quindi ecco Fede ci manda cuoricino e noi lo mandiamo a lui, grazie. Juliet Kiwi si abbona per il 19esimo mese. Rainy Day si abbona per l'11esimo. Fabio per il 6esimo. Sidiato per il 39esimo. Pugherissimo, anche se non sempre presente in live. Ma tu ci sei presente da sempre, eppure nei viaggi in Giappone, quindi che vuoi di più. Chaos Fear si abbona per il 19esimo mese. Ma buonasera, vi siete riposati dopo il mega video? Buon Deltarune. Allora, riposati no, sono sincero. Al contrario, abbiamo finito con una cosa e abbiamo cominciato con un'altra. Anche perché domani comincia la scrittura del video analisi su Diamante e Perla, che però sarà molto più corto. Ed è davvero così, non è una battuta, non ci sono teorie. È un video, sembra quasi un po' che relax, ce l'ho già in mente, tranquilli. Tranquilla, soprattutto tu. Grazie mille a Legolas che tra l'altro ci mette anche il regalino. Grazie anche a Marco Settino o Marco Tino, non so mai come chiamarti, che regala 3 sub. Grazie ragazzi, grazie. Grazie a il Sebaldo che si abbona per la prima volta. Grazie a Latios 1990 che si abbona per il secondo mese. Scappa, corri, c'è il Nemesis. Marco Chip per il 39esimo mese. No, aspetta, ci siamo, perché in realtà questi erano un day, quindi erano già vecchi. Sì, non perdonami. Ma pure io non l'ho visto. Quindi torniamo. Mentre, su. Comunque, se vedi Black Ophelia non c'è, credo che sia proprio il tipo il resub, se... perché lei era arrivata prima di Ticci, quindi avrebbe dovuto essere qua, e quando te l'ho detto ci faceva già vedere Ryan. Sì. Credo che siano le estensioni di sub che non segno in questa finestra. Grazie a Weekly Seed che si abbona per il 10° mese con la tier 1, a Marco Settino che appunto l'abbiamo già detto ha regalato 2 sub, Ice Wolf si abbona per il 5° mese, 5, ho finito le dita di una mano, PogChamp, assolutamente, grazie a Jack che si abbona per il 41esimo mese, sempre presente, a Braccini, a te. Ragazzi, grazie mille di tutte le sub che stanno arrivando. Avete ancora un minuto per finanziare questo hype train e sfondare il livello 3. Potete farlo con una sub prime. Cliccate sul video dello streaming, se vi esce un tasto con su scritto Free Sub Ready, lo cliccate e siete automaticamente dei nostri. Altrimenti potete iscrivervi a pagamento se volete supportare economicamente ancora di più il nostro lavoro, oppure se volete arrivare al livello massimo di supporto, regalare delle sub. Statisticamente parlando, vi ricordo che una sub regalata viene spesso rinnovata da chi la riceve in regalo, quindi fate un regalo a noi e fate un regalo a chi appunto poi riceve ovviamente l'iscrizione e si gode un mese senza pubblicità. Grazie a Gnomo Armato di Ascia che si abbona per il 18esimo mese. Finalmente ho di nuovo un po' di soldini per supportare. Grazie mille Gnomo, grazie. 80% dell'hype train e 84 adesso con Legolas che regala altre 5 sub. Il suo palle massimo viene slainato, questo treno viene slainato. Oh, ok, no, che stavo arrabbiando con Twitch che faceva vedere il 100%. Grazie Legolas, grazie mille. Black Ophelia scrive: notizia bomba, esporrando le mie opere. Oh, che bello! Devo finire solo gli ultimi accordi e decidere le percentuali da dare al negozio. Oh, sono contento. Ce l'avevi detto quanto? 2 settimane fa? 3 settimane fa? Forse un po' di più. La mia percezione del tempo ma è anche assolutamente la mia. Inaffidabile. Grazie Hyper Creeper. Grazie mille Hyper Creeper dei bizzini. E grazie a Jevil. Ormai ho deciso che è Jevil. Che sia buona per il 7° mese. Grazie a tutto, ragazzi. Grazie a voi. Grazie a Grass Gomp che sia buona per il 2° mese. Grazie. Grazie a Soul, ormai sulla blacklist di Sabaku, che sia buona per il 7° mese. Ti manco su 10. Sei un palle, ma hai creato uno dei PG più belli della scorsa run.
Perché ma... scappavi come un... Lui invadeva e scappava. Ma è quello che è entrato a casa sì. durante il finale. E poi ti sei fatto bannare come un babbo. Perché dovevi entrare nel finale. No, ma perché l'hai fatto? No. Eri perfetto, eri fastidioso. La mia simpatia. Eri fastidioso, ma top. Perché lui entrava e scappava. Cioè era un meme, no? Cioè lui entrava invece di combattere con gli altri, entrava e scappava. E quindi lo devi rincorrere. E però poi è entrato... No. Sì, è vero che ci sono i freebooter, hai ragione Soul, però sei però un palle, sei un po' un palle. Io ritiro la mia simpatia. Basta. No, Friendship with Soul ended. Sì, iniziata e finita nel giro di 14 secondi. Ma perché i momenti di pathos come quei finali lì... Ve li dovete vivere nel modo sì. giusto e non facendo vincere quella... Un po' la mania di protagonismo del momento, capito? Cioè... Che rovina proprio l'impostazione registica, no? Di una scena... Sì, 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 vabbè, è andata così. Soul, vittima di... No, non è vittima, no. No, no, vittima nel senso, cioè, della guerra, della giustizia. Vittima della giustizia, di se stesso. Ecco. Grazie a Real Drago che si abbona per il 10° mese. Come non resubare con Deltarune, grazie di tutto. Grazie a voi, grazie a ToxicCK88 che si abbona per il 2° mese. Grazie a Dev che si abbona per il 6°. Buonasera, Sede e Chiara. Purtroppo stasera solo di passaggio per la sub. Domani sveglia presto, ma volevo ringraziarvi per tutto il lavoro che fate. Siete unici. Grazie a voi. Grazie a Sceptics Fakemon che si abbona per la prima volta e quello a livello 1. Quindi grazie mille. Sceptics. Conosci? Non te la ricordi? No. Oddio, aspetta. Certo, Sceptics. Ci ha fatto anche dei disegni. Hai ragione. Hai ragione. Appena hai detto di Sceptics, non i disegni. Ma quanto tempo Sceptics fa? Sceptics Fakemon. Ma 4 anni fa. Penso a 6 anni di, cioè 6 mesi di vita del canale. Sì. Forse 4-5 anni fa. Raga, sono io. Sì. Cos'è che aveva fatto il folletto col fuoco? Chiedermi, cioè non so i tipi dei Pokémon veri, figurati. Sceptics, ti prego, ricordaci qual era falsi. Io che pessimo streamer. Se non sbaglio era il folletto il fuoco fatuo. Il fuoco erba? No. Folletto, fuoco folletto. Non mi ricordo più. Boh, può essere, non lo so, ora vediamo. Io scommetto sul fuoco folletto. Però non me lo ricordo, vabbè. Comunque, grazie a Akire Wolf che si abbona per il 15° mese. Siamo al 38% del livello 4, ragazzi, grazie. Grazie davvero, 586 e meno 14. Ah no, ecco, Spiritomb forma spazio. Madonna mia, quanto tempo fa. Mamma mia, grazie mille, grazie della sub, grazie Emanuele Tucci che sei buona per il 10° mese, ragazzi, meno 13 sub alle 600, dai, si fanno sti 600 sub e si va. Hai dato scommessa di che? Una scommessa credo del, cioè di quale Fakemon avesse fatto Sheffix. È vero. Comunque, allora. Cuccia. Meno 13 sub alle 600, io vi ringrazio davvero tanto per tutti questi regalini e queste sub che stanno arrivando, sono veramente un abbraccio per comunque il lavoro che abbiamo fatto con una, ragazzi, celerità che è stata il massimo possibile, davvero, il massimo possibile. Non potevamo pubblicare quel video prima di domenica, però spero sia venuto bene. A tal proposito io devo e voglio parlarvi di un po' di cose. Quindi facciamo prima un po' un'introduzione in generale al nostro lavoro, un'introduzione basata su alcune chiacchiere che voglio farvi sul nostro lavoro, poi andiamo alla programmazione settimanale, poi andiamo a parlarvi di Deltarune e poi su Deltarune, cioè intro a Deltarune, riassunto dell'episodio precedente e episodio attuale. Quindi cominciamo con grazie mille, il video è andato benissimo. E ha attualmente sfondato credo le 60.000 visualizzazioni, quindi si tratta del video più visto degli ultimi 30 giorni, come era ipotizzabile, non solo merito nostro ma anche e soprattutto merito, grazie Nico Cross della sub, merito dell'argomento indubbiamente. Sono 1 ora e 35, quindi davvero tanto. E però insomma non ho voluto e non abbiamo voluto tralasciare nulla. Sono contento dei commenti che sono arrivati, delle vostre battute che avete fatto, in particolare 43esimo in tendenza attualmente, quindi grazie davvero. La battuta che mi è piaciuta di più e che ho cuoricinato è: Sidonia fa videoteoria su Mani 1 e Mani 2 e Game Freak gli dedica un Pokémon senza mani. E a questo punto io non posso non pensare che sia super canon. Cioè, se prima poteva essere effettivamente un Pokémon dedicato a me, almeno nella teoria,
nel pratico adesso non può che essere così. Lo hanno fatto apposta, hanno fatto. Yuraiku fare teorie? Soga. Mani Soga. Mani Janai. E mi hanno tolto le mani, quindi hanno fatto Saidoniamon ma senza mani. Quindi Masuda l'ho fatto apposta, chiaramente. Ora, due cose. Due cose importantissime, ragazzi. La prima è, grazie a Sasale 95 che sia buona per la prima volta. Rispondo ai pochi commenti che sono arrivati anche questa volta sul possono essere più corti i video? La risposta continua a essere no. Mi dispiace perché è un dato di fatto che i video analisi siano cresciuti raddoppiando e persino triplicando la loro ampiezza, ma questo avviene per due motivi. In primis perché viene ampliata la nostra percezione del video e della sua scrittura, grazie a Bregis che si abbona per la prima volta, e magari dettagli ai quali prima non prestavamo attenzione ora invece sono analizzati, e quindi il video ovviamente cresce in ampiezza. Il secondo motivo però, che è quello essenziale, è il tipo di progetto. Leggende Pokémon Arceus è un gioco che fa molta filosofia del mondo Pokémon, e se avete visto il video vi sarete resi conto che dentro c'è un pezzo di Memoride, cioè l'intera parte centrale del video, che dura 40 minuti, è un trattato di filosofia del mondo Pokémon e di storia del mondo Pokémon attraverso i dialoghi dei capitani. Quando mai abbiamo analizzato i dialoghi di Spada e Scudo? Non mai, ma perché in Spada e Scudo i dialoghi dei trailer sono "Ah, ti batterò!" E che cazzo vuoi dire? Però se mi arriva, grazie Zodiac della sub, se mi arriva un PG che mi fa "Le Pokéball fanno schifo e io invece sono cresciuta con Munchlax come una sorella", e io non posso che prendere quel dialogo e farci 20 minuti di discussione, perché pena volta che Game Freak fa uno sforzo di questo tipo, noi non possiamo ignorarlo e per brevità di video dire "vabbè, è una cosa importante, ma skippiamo". Cioè, capisci, Legolas fa una battuta ma dice il vero: se non facessimo lore su leggende sarebbe il colmo, e c'hai ragione, è letteralmente quello che pensiamo. Cioè, in fase di definizione del canovaccio ci siamo fatti esattamente questo discorso, chiedendoci: vogliamo limare in questo caso? Ci sono cose sulle quali potremmo evitare di soffermarci? Sì, perché avremmo potuto fare una cernita dei contenuti e decidere: ok, questo paragrafo non lo mettiamo, quest'altro paragrafo lo tagliamo. Però poi quello che ne sarebbe venuto fuori, per noi in primis, non sarebbe stata un'analisi al 100%. E quindi sì, per quale motivo dovremmo accontentarci di un'analisi che noi vedremmo come parziale? E ci siamo chiusi questo discorso fra noi dicendoci, appunto, se non lo facciamo su leggende, per una quando volta, lo facciamo? Quando? E quindi ecco perché noi vogliamo dare il massimo dell'effort alla discussione della filosofia attorno a questi dialoghi, a questi PG. A tal proposito, i video sono divisi in capitoli anche per quello. Cioè, i titolini che appaiono ogni tanto e che scandiscono i macro argomenti di quella sezione del video servono anche per farvi un po' da segnalibro, no? Quindi certo, se non avete la possibilità di mettere insieme un'ora e mezzo tutta di fila per qualunque tipo di motivo, in primis perché la vostra soglia d'attenzione non ci arriva, che è comunque legittimo, pigliatevi come punto di arrivo un capitolo del video, poi lo potete riprendere dopo, non è necessario guardarlo tutto insieme. No, no, certo, certo, assolutamente. Infatti la lamentela la capisco un po' poco, perché appunto metti in pausa e riprendi, non è una diretta. Io lo capirei più nelle dirette, tipo: madonna, fai dirette di Dark Souls che durano 5 ore e 40, falle più corte, perché se me la so persa, quando le trovo 5 ore e 40 off live, che è un'esperienza diversa, certo. Vivere una live off live è palloso, secondo me. O comunque è diverso da viverla in diretta nel momento in cui posso scrivere e avere un'interazione reale, no? Quindi, ecco, su un video lo puoi mettere in pausa e riprenderlo, l'esperienza è esattamente la stessa che vederlo tutto d'un fiato, no? È come una serie TV, dice "ma non la fare di 60 episodi". Beh, a un certo punto ti fermi, tanto c'è i capitoli apposta, finito un capitolo si parla di altro e quindi potete metterlo tranquillamente in pausa. Detto questo, ok, detto questo, devo anche chiedervi scusa su un'altra cosa. Vi chiediamo scusa, questo è stato un errore totalmente nostro, e purtroppo, insomma, non possiamo fare altro che prenderne atto e cercare di fare meglio la prossima volta.
Non abbiamo avvisato bene delle modalità di ricaricamento della live di Leggende Pokémon Arceus. Questo è un problema che è nato dal fatto che il trailer è arrivato a caso e quindi molti si sono persi la live in diretta, perché questa è una cosa che in realtà facciamo da 3 direct. Però è chiaro che di questi 3 direct, i primi 2 la gente li ha visti super in diretta, mentre l'ultimo no. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, e ora vi ringrazio per le sub, Bimbi, ci arrivo. Noi abbiamo fatto questa reaction in diretta e poi abbiamo ricaricato dopo 3 giorni la live su YouTube, mantenendola per 3 giorni qui sub only exclusive. Allora, il motivo per il quale lo abbiamo fatto è che incentivando le sub noi finanziamo il nostro lavoro su YouTube. Quindi banalmente è un... sei invitato a subare se vuoi vedere entro questi 3 giorni, 2-3 giorni, quanti sono il contenuto in anteprima, altrimenti verrà comunque rilasciato su YouTube gratuitamente. Esattamente come fate per Dark Souls. Esattamente come facciamo per qualunque altra cosa. Però siccome io non avevo fatto nessun post al riguardo su Facebook, grazie mille a Michele per il raid, grazie mille ragazzi, benvenuti, stiamo giocando a Deltarune, siamo al capitolo 2, quindi chiunque non abbia giocato a Deltarune... adesso non c'è nulla, però non rimanete per troppo tempo se non avete giocato a Deltarune, perché vi beccate spoiler. Siamo ancora all'inizio, tra mille virgolette, del capitolo 2, però ecco, se non ci avete giocato e non volete spoiler, vi invito a fuggire. Dicevo, dunque, Unket Nunk. Non abbiamo avuto modo di comunicare. Non abbiamo avuto ora di comunicare, perché eravamo presissimi con fare il video, però sarebbe bastato davvero un... ragazzi, viene caricato 24 ore prima del trailer, perché stupidamente ho detto, io l'ho detto nella live, però obiettivamente chi non può vedere la live non può sapere quando cazzo lo ricarica. Quindi si era diffusa a un certo punto la voce che non avremmo mai più ricaricato quella diretta e la gente era impazzita. In realtà non è così, le ricarichiamo sempre come tutte le dirette sono state ricaricate, semplicemente sappiate che le live un po' più grosse, un po' più importanti, un po' più desiderate dal pubblico, sono quelle che a volte vengono messe dietro la iscrizione per il rewatch nei primi giorni, poi dopo vengono comunque sbloccate per tutte. Questo è un metodo ovviamente di monetizzazione, ragazzi, che noi facciamo perché è il nostro lavoro farvi iscrivere, e quindi cerchiamo tutti quanti i metodi, pubblicità, cioè rimozione della pubblicità, gruppo Telegram, iniziative, torneo dei sette fiori e anche visione di alcuni elementi, insomma, in non dico preview ma in pre-access sostanzialmente, prima del ricaricamento. Detto questo, devo rispondere necessariamente a un commento che è arrivato sotto il ricaricamento, non mi ricordo neanche che cosa, perché benché mi sembri una cosa che tutti quanti possono capire, il fatto che una persona non l'abbia capito mi fa venire il dubbio che magari qualcun altro non l'abbia capito. Ragazzi, premetto che la cosa che sto per dire è una cosa che dico nel totale rispetto di questo commento, ok? Quindi vi chiedo la gentilezza di non prendere in giro questo commento, lo appunto commenterò a mia volta con serietà, benché possa sembrare un commento assurdo, perché a me è sembrato assurdo, però io lo devo dire e quindi lo dico, perché magari ho detto è uno, ma magari sono 100 che pensano così questa cosa, tu non la sai. Non fatti solo anche io. E la devo dire perché è importante che insomma lo si faccia. In questo commento c'era scritto che la visione del canale da parte di questa persona, la volontà di vedere il canale, era scemata perché ormai vengono scelti dei sub goal assurdi, puntata dopo puntata di streaming, anziché avere degli obiettivi veri. Allora, io qui dico che Gianni for the win, che c'è scritto qua sotto oggi, e i suoi equivalenti, quindi Poggers, Michele Poggers, andiamo sulla luna, scappelliamoci, non sono veri obiettivi del canale, è semplicemente un modo per inserire una scritta accanto a quelli che sono gli iscritti attuali del canale. Quindi non è che quando si arriva a 700 sub c'è Gianni effettivamente che fa for the win, né tantomeno è nostra volontà inserire un goal diverso da quello solito. La qualità del canale rimane la stessa o addirittura aumenta con nuove iniziative. Al contrario, avere qui sotto il sub goal è per voi un segno di trasparenza, nel senso che vi facciamo vedere quanti sub abbiamo. Voglio che voi abbiate idea di quante sub portano quel tipo di contenuto,
Ok, quindi se ci sono quelle sub, c'è cioè quel tipo di contenuto. Penso a chi intendesse i numeri. No. No, è che mi sembra talmente assurdo. No, non intendeva i numeri. Intendeva che ormai i sub goal erano inventati, perché pur di mettere un sub goal si mette qualsiasi cosa. Cioè non c'è un vero obiettivo per i sub goal. Ok. Adesso ha senso. Ecco, In realtà appunto questi sub goal non ci sono davvero, nel senso l'unico sub goal è raggiungiamo questa somma perché è la somma che attualmente raggiunge il canale più o meno in quel momento del giorno, a quel momento del mese. Cioè quindi nel momento in cui non c'è un goal legato a una specifica attività della serie, questo sub goal per ottenere nuova videocamera non serve da usare, mettere il sub goal. Allora non serve il sub goal. Esattamente. Ok, ho capito. E invece io vi dico in tutta sincerità e serietà, il sub goal serve sempre, perché il punto è che i nostri soldi su Twitch dipendono da quante sub arrivano, e quindi quello che si fa adesso lo si fa con quel numero di sub. Quindi noi vi diamo la trasparenza di facciamo questo numero di ore, questo effort, stiamo in live 6 ore su Dark Souls 3 fino alle 3 di notte, perché Twitch ci dà in tasca A con numero di sub B. Ecco perché c'è il sub goal. Esatto, Notorious by Hazard, i veri obiettivi delle sub sono finanziare il Sette Fiori, le iniziative speciali, le sub inteso le altre iniziative che ancora non conoscete ma che vengono organizzate, certo. Come compriamoci 600 euro di Onsolta Rock e chiamiamo Motura e Fossetti e facciamoli venire qui capito, anche cose che non sono organizzate ma che mi vengono in mente, io dico le faccio perché cavolo, entra A, esce B. E poi ovviamente, come diciamo sempre in ogni puntata, i video. I video che YouTube non monetizza per un cazzo e niente sono pagati con queste sub. Quindi ecco perché non è, cioè, non date importanza al titolo del sub goal, non c'è davvero, non c'è nessun titolo, perché dovrei mettere ogni volta supportate il canale di Sania Chiara, ma sono un deficiente e quindi scrivo le cazzate tanto quanto dico mettete il like a forma di pisello. Non è che veramente io voglia che voi mettiate un like a forma di pisello, semplicemente dico una cazzata. Solo perché non posso. Vorrei solo quelli a forma di pisello. Quindi, ecco, ragazzi, mi raccomando, ci tengo a dirvelo davvero tanto. Poi, premesso che vi può finire la voglia di guardare il canale per altri mille motivi, però io davvero l'ho preciso, il sub goal che c'è qua sotto noi lo mettiamo perché A, lo vogliamo raggiungere, perché B, se non lo raggiungiamo chiaramente siamo meno contenti che se lo raggiungiamo, visto che arrivò anche questa critica, ve la ricordate? Uno che disse, ma Saidonia non è contento quando non si raggiunge il sub goal. È vero, non posso controbattere. Ma, tra l'altro, cioè, esplicitando in maniera proprio trasparente, il sub goal viene calcolato banalmente su quanti sub eravamo allo stesso mese precedente, di oggi, ma nel mese scorso. Oppure, per esempio, alla media di sub, quando lo si supera. Che quando lo si supera facciamo, vabbè, più o meno quante sub facciamo al giorno? X, ok, allora mettiamo X più 10. Se lo raggiungiamo bene, se no amen. Grazie mille a Tola, a TR che si abbona per la prima volta. Tipo oggi abbiamo 93 sub a 700 sub. Raggiungerlo chiaramente ci porta a noi a poter fare qualche sforzo in più e quantomeno a garantire quelli che ci sono adesso. Io vi ricordo che la media del canale di sub è circa 4.500. Tra le 4.500 e 4.800 e spike notevoli come quelli del mese scorso con 6.000, che però sono eccezionali e dovuti al September. Però ecco, solitamente insomma con le iscrizioni si raggiungono tanti obiettivi. In più questo stesso utente lamentava, e anche qui ragazzi vi chiedo di non prendere come canzonatorio il mio commento, non vuole esserlo però devo farlo, l'utente lamentava il non mantenimento di una promessa, ovvero la marapona. E per la marapona io non posso non fare questo commento che suonerà canzonatorio e io mi scuso, non lo vuole essere, davvero, davvero ragazzi, credetemi, non sono ironico. C'è stato il coronavirus e io non so come altro dirlo, c'è stato il coronavirus, non era sicuro mettere 4 persone nelle tute dei Teletubbies durante il coronavirus, attualmente continua a essere difficile per le norme che vigono su eventi del genere dove 4 persone sudano dentro una tuta fare un evento legalmente. La nostra azienda lavora nel massimo della legalità, o quantomeno cerca di farlo, poi magari non sempre si è rispettato, però si cerca di farlo a costo di sanificazione di cuffie quando c'erano gli eventi di Twitch con tutti quanti gli arnesi che ci eravamo comprati per durante le pause sanificare le cuffie eccetera eccetera. Quindi la marapona non è stata fatta perché ecco,
non, cioè i costumi li abbiamo comprati, in realtà sono qui, li avete visti, però non si è fatta perché non c'è stato modo, purtroppo è arrivato il COVID. Ma è come quella del parmigiano, ragazzi, esattamente, cioè, grazie Midori. Tra l'altro, live del parmigiano che ha subito dei ha ricevuto degli upgrade dal progetto iniziale che voi neanche avete idea di quale sia e di quale sarà a un certo punto la vera live del parmigiano, però naturalmente abbiamo bisogno che il mondo ci permetta di muoverci in sicurezza, perché altrimenti dovremo prendere un'idea che è figa, perché vi assicuro che è figa, però ridurla e no, certo, moncarla, non è il caso. E per quale motivo? Meglio metterla in pausa piuttosto che farla per forza, perché così almeno l'abbiamo fatta. Perché in quel modo il risultato è che ci siamo bruciati un'idea fighissima. Il sì. risultato è un 4 su 10. E a quel punto cosa fai? Poi tra due anni, quando, due anni per dire, quando si potrà effettivamente fare quella stessa idea al massimo delle forze, la riproponi, sali ecco. vecchio. Hai ragione, assolutamente. E quindi ecco perché vi dico. Perché un tizio ha scritto: invece fa vedere il cazzo alle vecchie, è illegale a Siena. effettivamente, però quello non lo facevo da amministratore della nostra azienda, ma da Francesco Cirurzo. E quindi, insomma, morale della favola: non è. Non è che non manteniamo le promesse, al contrario, cerchiamo di farlo sempre, a volte non ci riusciamo davvero, basti pensare al ritardo che si è accumulato nella distribuzione delle card di Snap, che finalmente arriveranno il 17 ottobre durante proprio l'ultima puntata che andrà in onda, il sesto episodio del torneo dei Sette Fiori, quindi c'è stato ovviamente rallentamento in alcune cose negli anni che abbiamo fatto, però ecco, diciamo che non ci sentiamo di violare le promesse ai nostri iscritti riguardo il content. Poi nell'effettivo abbiamo sempre fatto tutto quello che è stato possibile fare, e quello che non è stato possibile invece non l'abbiamo fatto, e però lo recupereremo, questo senz'altro. Ringrazio gli ultimi sub e passiamo alla programmazione rapidissima e al riassunto di Deltarune. Rita, sia buona per il quarto mese, sono Chiara, ecco una sub con il Prime, in futuro farò la sub vera, siete fantastici. PS, per Chiara purtroppo non potrò fare la scuola di parkour perché i miei mi hanno comprato la Nintendo Switch Lite, comunque cambierò il mio nome per Twitch. Va bene. Non ho capito la... Immagino non te l'avrà detto magari in un'altra live. Ma penso per una questione economica. No, stavo cercando di chiedermi, anch'io. Quindi perché se hai la Switch Lite allora... Che con la Switch Standard invece puoi fare parkour. Mi sono... che la Lite... No, la Standard ti dà più equilibrio. No, ha assolutamente senso. Beh, allora... Ci sono un sacco di giochi fighi per la Switch. Ha voglia, ha voglia. Vulcano attivo, sia buona per un anno insieme. Buonasera ragazzi, che anno è stato questo? Continuate così, grazie mille caro. Grazie a Midori che sia buona per un anno insieme. Grazie a Simone91 che regala 5 sub dolcissimo. Meno 85 al sub goal, let's go. Midori, sia buona per un anno insieme. F per Marapona, arriverà. Grazie a Tolater che sia buona per la prima volta. Mostarda marcia, che sia buona per il nono mese. Ciao Saido, hai provato New World? No. Sara ci ha chiesto di prendere la chiave ma ancora non l'abbiamo fatto. Giovanni, sia buona per la prima volta. Run Simon Run, sia buona per il tredicesimo mese. Sera Saido e Chiara, grazie per il fantastico video, questo come tutti gli altri prima, siete il top. Grazie mille. Tra l'altro Barbie mi ha fatto notare adesso, grazie a Agoz che sia buona per il quinto mese. Mua. Sì, no, scusami, che sia buona per il quinto mese. Vabbè, sono sconfuso, regala 5 sub. Grazie, ho visto il 5. Grazie mille Agoz, gentilissimo. Dicevo, Barbie è il disegnatore degli Elite Four, certo, che ha fatto Sneasel e, cioè meglio, Weavile di Isui. Grazie a Yoshi Gioca che regala 10 sub. Ragazzi, ma quanto cazzo siete gentili oggi, grazie. Meno 70 al sub goal. Devo dirlo, lui ha indovinato che Cleavor fosse un'evoluzione di Scyther, penso 4 mesi fa. Io ho il suo messaggio di lui che mi fa: potrebbe essere un'evoluzione di Scyther, sai, io faccio cazzo, hai ragione, quello potrebbe essere un Ash, c'aveva ragione, bravissimo. E lui ha notato una cosa particolare che secondo me non è da leggere oltre una citazione, però ve la voglio riportare perché è una bella riflessione. Sorwan, mi veniva Rowan, però Rowan, vabbè, è quello originale. Sorwan ha addosso il pattern di colori di Giratina, laddove Dialga e Palkia sono rappresentati dai popolani di Isui. Ora questo non significa... Ha un po' poco rosso però. Invece no, guarda, anche io quando me l'ha detto prima di linkarmelo ho detto: ma insomma, c'ha proprio la giacca con i colori di Giratina. Vediamo un po'. Guarda, questo è esattamente il pattern del menu di Platino. È proprio lui, raga. Cioè, il riferimento c'è.
Per me è semplicemente affanculo a chi so io, ma non posso dire. Fai game press. Ma se no questa immagine? Questa immagine, dai. Così va bene. Lo so che game press è fatta meglio, però. Ma che cazzo? Va bene, ignora. Ok. Va bene. No, ma perché te la chiama? Ah no. Boh, aspetta. Aggiungi immagine. Sfoglia. Ok, sfoglia. Desktop, si chiama Rowan, immagino. Sì, Sorban. Io spero non si... No, Rowan. Rowan. Okay, ah, perché sì. C'è anche Rowan. Guardate, ragazzi, effettivamente nella giacca ci sono proprio i colori di Ratina. Chi ha giocato a Platino, i colori di Platino sono esattamente quelli della sfumatura della giacca di Sorwan. Non guardare il kimono. E poi no, ci sarebbero i dettagli addirittura dorati di Ratina. Il collo, che sono ripresi dalle maniche della giacca. Per me Barbie ci ha visto giusto. Lui è un concept artist e quindi coglie cose che, sì, che a tutti gli esseri umani normali, certo, esatto, sì, sfuggono. Lui è bravissimo, secondo me, a cogliere i dettagli dei personaggi. Ora, io non credo che questo significhi che Giratina è coinvolto, che Sorwan sappia di Giratina. Per me è una citazione affettuosa ancora una volta alle versioni di gioco che hanno rappresentato la quarta generazione, e i popolani sono buoni e Satana è rappresentato dal colonizzatore pazzo che odia i Pokémon, no? La rabbia, la tentazione del diavolo è Sorwan, è vai a studiare i Pokémon che sono cattivi e pericolosi e terribili. Non ci vedo un Sorwan conosce Giratina e vuole evocarlo perché questo è il suo piano originale. Però, insomma, ecco, una sfumatura forte di Giratina nella giacca ce l'ha senz'altro. Il fatto è che solo nell'artwork, perché lui non ha questa giacca nel gioco, quindi non l'abbiamo mai osservata in game. Però nell'artwork, ragazzi, c'è poco da fare. Questa, secondo me, non può non essere una citazione a Giratina, è evidente. Per me non rimane lì. È una citazione a Giratina, punto. Perché secondo Barbie dice, allora forse magari potrebbe essere collegato a Giratina. Per me Giratina, ve la dico qua, non c'è neanche nel gioco. Cioè, ma neanche Dialga e Palkia, perché sono i protagonisti di un gioco uscito 2 mesi prima sul mercato. Secondo me Dialga, Palkia e Giratina sono immagini, icone, ricordi. Se Giratina non è in... Secondo me c'è Giratina. È catturabile per forza, perché anche in Diamante e Perla è catturabile. Bisogna vedere in che forma e colore, ma c'è per forza. Quindi secondo me a livello di eventi, sì, effettivamente. Allora, ecco, possiamo capire quanto Barbie ci ha dato vedendo quanto Giratina è protagonista. Se Giratina è eccolo qua e poi ciao, allora ok, aspetta, forse Sorwan metterà le mani in pasta con Giratina, altrimenti no. Però secondo me no, ok, a mio avviso no. A Deltarune ci giochiamo, ragazzi, un attimo di pazienza, è l'inizio della settimana e noi ci prendiamo sempre quasi un'oretta all'inizio della settimana per fare tutto. Quindi, tanto è ancora presto, cominciamo alle 8:45 apposta. Mm-hmm. Detto questo, quindi, speriamo che effettivamente questa icona di Satana sia presente dentro Leggende Pokémon Arceus, e vi aggiungo una piccola cosa che è stata tagliata dal video analisi insieme a altre robe tagliate, però questa ve la dico semplicemente perché era un'idea talmente en passant e talmente basata sul nulla, non è quella che pensi tu, talmente en passant e talmente basata sul nulla che è così un hunch, come si suol dire. Che poi fa ridere, abbiamo detto 20 minuti fa che non tagliamo nulla, però sì, comunque tagliamo qualcosa, ma solo le cose che proprio non sono particolarmente fondate. Allora, tra i vari viaggiatori temporali che potrebbero aver buttato il cellulare in mezzo ai piedi del protagonista c'è Laven. E voi mi direte, ma che c'entra Laven? Mm-hmm. Beh, non abbiamo pensato al fatto che sì, ok, può essere anche un impostore, può essere anche uno stronzo quello che ci vuole accompagnare da Arceus, però potrebbe anche essere che questo impostore è una persona che abbiamo già visto. Mm-hmm. Fa finta di essere di quel tempo, ma in realtà è mimetizzato, è camuffato, è in incognito, è un viaggiatore temporale in incognito, come com'è che si chiama? 13? No, 13. No, ragazzi, number 6, come si chiama il viaggiatore temporale di Umbrella Academy? 5, oh, l'ho detto tutti. 5, cioè, capito, come 5, nel senso, Laven è vestito in maniera strana rispetto agli altri, sono tutti questo kimono e poi c'è Laven che è vestito normale, tipo, e anche alcuni elementi della base galassia sono un po' particolari, quindi chissà
che sto dando numeri. Chissà che non sia veramente Laven, lo stronzo che fa finta di essere un professore alla ricerca del Pokédex cartaceo. In realtà lui sa benissimo come è fatto un Pokédex. È lì che dà a tutti un compito, perché in realtà vuole che gli esploratori stanino Arceus. E una volta che ha scoperto che tu sei effettivamente il prescelto che può suonare il flauto Memor Day, ti fa droppare il cellulare ai piedi e ti dice: ah, vai un po' a prenderlo. Ovviamente, come dice Ferdi, e infatti qui ci arrivo, in realtà nella personalizzazione del personaggio abbiamo dei vestiti eleganti strani che non sembrano legati al Giappone feudale, e quindi ecco perché non è arrivata questa teoria a compimento nel video. Però ecco, ricordiamoci che qualcuno potrebbe fingere, certo. Non è solamente Bellocchio, Cyrus, ci potrebbe anche essere qualcuno che abbiamo già visto e che fa finta di essere del passato, in realtà e invece io vengo da 200 anni fa. Perché non può essere un personaggio che abbiamo già visto e che si mimetizza? Alla fine l'abbiamo sempre desiderato il cattivo nascosto in Pokémon, è un po' quello che abbiamo fatto con Iris nel nostro torneo dei sette fiori, ormai l'avete scoperto, no? Iris è cattivo, all'inizio non lo sembrava, quindi perché non poter fare una cosa del genere anche in Leggende Pokémon Arceus, con un Gianni Morandi che si mimetizza da cattivo, cioè da buono e poi invece è cattivo? Io Laven, se devo essere sincerissima, mi ha dato pessime vibe quando ho visto l'artwork, cioè mi ha dato proprio la sensazione di essere il PG che viene disegnato per avere qualcosa di non piacevole, in modo da prepararti il terreno per un in realtà non è buono, perché sì, sì, sì. Il suo artwork lo vede ingobbito, un po' è vero, un po' ha la barba sfatta. Hai ragione, anche a me ha dato sempre le vibes, cioè, di non mi convince. La prima cosa che mi ha fatto venire in mente è Coda liscia di Harry Potter. Sono d'accordo, cioè, bravo anch'io. Sì, sì. Quindi da questo punto di vista, guarda che anche loro lo stanno dicendo, non mi sembrerebbe così impossibile da credere, no? Un voltafaccia di Laven per come lo hanno disegnato. D'altro canto, se così fosse, mi darebbe un po' fastidio, perché cazzarola disegnerò si vede modo, no? Cioè, esatto. Però secondo me loro vogliono fotterti con Processelina che sembra Cyrus, e quindi dovrebbe essere lei la quella che si corrompe. Poi ti ho fatto già vedere che Maru si corromperà, quindi anche Selina diventerà cattiva, no? Non lo so, invece Selina mi sembra palesemente bait. Anche secondo me, però chi lo sa. Insomma, vabbè, raga, lo scopriremo. Questo ve lo volevo dire, ve lo volevo accennare. E chi si è visto, si è visto. Rapida programmazione della settimana, yeah. Oggi Deltarune e mo lo cominciamo. Domani Smash Direct con Loci alle 3:30. La sera Safe Zone con Chiara, yes. Mercoledì sera abbiamo, anzi mercoledì pomeriggio la Dan Battle, non domani ma dopodomani, e la sera Pokémon X con finalmente Matier. Giovedì non c'è pubblicazione, perché la pubblicazione arriverà domenica. La sera facciamo Deltarune di nuovo, facciamo solo Deltarune. Venerdì abbiamo Metroid Dread alle 5 su Every Eye, e la sera abbiamo Dark Souls. Domenica pubblicazione del secondo video analisi dedicato a Diamante e Perla, e la sera invece continuiamo Deltarune nonetheless. Il lunedì poi successivo, ve lo anticipo, la sera apriamo Gran Festa, la espansione dei 25 anni di Pokémon, del gioco di carte collezionabili. Bene, Deltarune. Abbiamo chiuso la scorsa live qui, scoprendo che una regina computer ha preso in mano la sala computer nella sua versione Dark World della biblioteca, e forse degli interi device che si trovano in quella struttura, grazie all'assenza di internet. È un computer molto regale e voglioso di sottomettere gli altri, che in realtà ricopriva il ruolo di regina già prima della... ti prego di non ballare, solo perché mi distrae un sacco mentre parlo. Scusami, mi continua a cadere l'occhio su te che ti muovi e mi incarto nei discorsi. Scusami, dopo puoi vibare quanto vuoi. Impossibile. Ti chiedo scusa. Allora, colpa di Toby Fox. Dicevo... no, ma hai ragione a vibare, che mi parte l'occhio. Allora, quindi lei era regina anche prima dell'apertura della fontana, dopo però le cose sembrano essere peggiorate. Chi ce lo dice? Ce lo dicono i tre robot che si trovano qua dentro, che sono KK. Sweet.
No! Sorry. Sweet. E loro ci dicono che la regina, oltre a, come abbiamo visto, prendere i device elettronici, ficcargli addosso le sue spine, le sue prese e mai incontrollarle, ha anche bandito la musica. Tranne la musica che piace a lei, che è la noise. Loro invece sono dei musicisti che fanno brani di 4 secondi e sono diventati illegali, quindi l'unica cosa che possono fare è riprodurli dentro il loro negozio. In più, oltre alla, diciamo, al mind control, la regina può fare anche un'altra cosa, ovvero riprogrammare le facce di alcuni esseri, noi crediamo gli umani lucenti che vengono qui, e trasformarli in sue pedine, ma che devono volontariamente firmare un contratto di adesione. Credo una citazione al fatto che l'utente, quando gioca al computer o comunque avvia un programma, deve effettivamente acconsentire alle regole, ai termini e condizioni. Okay. Quindi non può, mentre un device elettronico può essere sovrascritto, un umano no, o comunque un mostro umanizzato, perché in Deltarune e in Undertale ci sono mostri umanizzati, non possono essere sovrascritti con le prese, anche perché voglio dire, dove cazzo l'attacchi la presa? Dobbiamo immaginare che questi device abbiano le USB, le prese da corrente, noi che cazzo fai? E quindi questa riprogrammazione deve avvenire effettivamente, volontariamente. Noelle è riuscita a entrare nel Dark World, dimostrandoci che chiunque può entrare, noi non siamo speciali, tutti i lucenti possono venire nel Dark World, e diciamo questa possibilità di riprogrammare ci richiede quindi la necessità di salvare Noelle, perché altrimenti potrebbe presto accettare, magari fregata da sotterfugio della regina e venire trasformata per sempre. Sappiamo poi che è particolarmente importante per Susie farlo, perché c'è questa treschina tra Noelle e Susie che insomma abbiamo potuto assaporare anche e soprattutto fuori dal Dark World. Inoltre abbiamo continuato a subodorare la ralsussità, il fatto che Ralsei sembri sospetto, perché senza sottostare a quelle che sembrano essere le regole spaziali del Dark World, Ralsei, come ipotizzavamo, si è teletrasportato qui dentro. In realtà non dovrebbe esserci accesso dal castello alla sala della biblioteca, perché sono spazialmente lontane anche nel mondo dei lucenti. L'armadietto sta a scuola e la biblioteca sta a Canicattì, praticamente a ovest della scuola. Sappiamo che gli oggetti del Dark World non possono spostarsi, perché per spostare Lancer e compagnia cantante li abbiamo dovuti prendere dal Light World e riportarli indietro. Lui invece non ha un equivalente nel mondo normale e può spostarsi come cazzo vuole. Noi ipotizziamo a questo punto, lo ripeto ancora una volta, la nostra ipotesi principale è che Ralsei, che ci sta guardando in questo momento e ascoltando, è creepy. Eh beh, solo perché se fai un passo avanti si sposta. No, lo faremo mentre ci guarda. Ok, va bene. Ralsei potrebbe essere stato esorcizzato dal corpo di Asriel e ficcato qui dentro. Quindi il suo equivalente non è un oggetto ma una persona, motivo per il quale lui è il dio in qualche modo di questo posto e ha un controllo più ampio sullo spazio e sul tempo. E è la parte cattiva, secondo noi, di appunto Asriel, che si sta organizzando per tornare in superficie e possedere il corpo del suo, come dire, della sua identità originale, non so come chiamarlo, della sua altra metà, ok? Sta per prendere possesso, vuole prendere possesso della sua altra metà. Bene. Comunque, se le cose dovessero essere veramente così, o Toby Fox vuole perculare Kingdom Hearts o vuole perculare Kingdom Hearts, perché sì. Cioè, già nel primo capitolo ci era sembrato che ci fossero dei parallelismi importanti. Vabbè, ma ci sta. Oltre che perculare, mi sento di dire anche evolvere un'idea carina di Kingdom Hearts, che però poi è andata un po' a meretrici, quindi... Comunque, ricominciamo. Perfetto, questo l'avevamo già letto. Lei diceva, mi hanno detto che è una base ribelle questa, ma non mi sembra molto. E tra la... Non hai letto. Allora, dobbiamo andare avanti qua, vero? Da qualche parte ci dovrebbe essere anche Rule, probabilmente nel castello, giusto? Rule aveva ordinato ai tre robot di creare qualcosa partendo da un progetto. Non sappiamo però cosa, quando, come e perché. Ora puoi vai bar in serenità.
Dovevamo andare di qua, eravamo giusto? Eravamo sicuri, cioè avevamo la prova o no, il sospetto che fosse Rule? Allora, quasi la prova, perché loro parlano di Rule, prima parlano di un tizio altolocato che parla in maniera strana, quindi secondo noi è Rule Card. Dovremmo tornare di qua, giusto? Ok, tutti quanti i miei amici sono stati trasformati in Werewires, ma non c'è problema. Sono stato dalla parte della regina fin dall'inizio, quindi sono safe. Io... Sì, la gente si la lamenta. La gente si lamenta, ma ha fatto anche cose buone. La gente si lamenta e la regina, ma ha fatto anche cose buone. Ok. Qui non penso di poterci andare, infatti. Oh, i bizzini, ragazzi, ah, ma non solo. Anche le... Le sub, sì, sì, assolutamente. Sì. Tra l'altro siamo a meno... Minchia. Siamo a 637. Ti mazzano? Meno 63. Mi matano? Vabbè, aspetta, non mi devono aggrare prima. Allora, Lixia Birch Sapling ci dice: ciao Saido, complimenti per il Pokémon dedicato a Bicchierax Cleavor. Giusto. Comunque mi sorprendete, l'ultima volta non avete teorizzato una cosa a cui invece ho riflettuto molto. Sono in blind. La Queen potrebbe essere la madre di Lancer. La palette di colori e gli occhi alla Sonic sono simili. Forse direte voi troppo palese, magari è una tua bifoxata, ma mi sono ricordata che abbiamo effettivamente Lancer in tasca e prima o poi dovrà uscire. Vi prego, parliamone. Io invece non credo che sia imparentata con Lancer, perché è una macchina e Lancer non ha niente di cibernetico. Mi sorprenderebbe. Grazie a Simone che ci mette 1000 bizzini, gentilissimo, e ai 100 bizzini di Sirius Dev. L'ultimo episodio del 7 fiori durante il discorso Aco mi sono accorto di un orario molto strano, ovvero le 18 PM. Ho finalmente capito, il doppiaggio del Sire modifica lo spazio-tempo. Ah, perché credo abbia aggiunto fra 18 PM. Che 18... Vabbè, questo credo che sia in realtà un errore e basta. Vi chiedo scusa, non me ne sono accorto neanch'io. Le 18 PM non esistono, sono le 6 PM. Esistessero le 18 PM, avremmo i giorni da 48 ore, sarebbe molto comodo. Sarebbe fighissimo, potremmo effettivamente lavorare di più. Paganic, sia buona per il terzo mese, bella sede chiara. Mi godo la live la sera prima del giorno del primo anno all'università. Bacetti. Jarmy, sia buona per il 22° mese. Il tristo mietitore ci mette 1000 bizzini. Vai a comprarti il gelato, ti ringrazio. Grazie a Omar, che sia buona per il 9° mese. A Giovanni, che regala una sub. A Neil TW, che no, che sia buona per il 14° mese. Ciao belli, sono l'assist di Neil. Lui non può seguire la live di Deltarune perché non l'ho ancora giocato, ma ci sono io al suo posto. Vi mandiamo tanti abbraccetti. Oh, che cosa carina. Che bello, vi scambiate gli account. Carmazzi, sia buona per il 3° mese. E poi siamo in pari, perfetto. Grazie mille, ragazzi. Vi ricordo di subarvi se volete aiutarci a raggiungere il sub goal. Ce l'ho fatta, ragazzi, in un'ora ho fatto l'intro. Posto. Però c'era anche tanto da dire. Tutti i nemici già incontrati, quindi mi occuperei, mai però nel pool insieme, mi occuperei di gestirli. Ma in teoria puoi già sparrarne uno. Posso sparrare i Werewire, sì, tutti stanchi perché sono mai incontrollati. Per il pacify di... Ciccio Sus, com'è che funziona a livello di turni? Puoi fare pacify e fare altro intanto? Allora, posso fare con il gattino il Roar insieme a Susie, che probabilmente lo mette in condizione poi di essere sperrato il turno dopo, mentre con Ralsei vado a pacifyare Werewire avendo la condizione in cui turno prossimo sperro il gatto e acto il virus. Dai. Roar, tra l'altro, è nuova. Allora, qui andiamo a fare... Ah no, non posso fare lo sperrino adesso. Aspetta, Air Action... Okay. Eh no, perché non ho abbastanza TP, sono a zero. La Air Action è roba nuova, ti ricordi, vero, che erano le azioni? Fare. Sì, che cos'è? Il Roar lo stiamo facendo sul gattino, quindi proviamo su di lui, tanto dobbiamo prendere l'attacco comunque. Ok, Susie, attenzione, Susie ruggisce e tutti quanti i nemici diventano stanchi. Chi è? Scusami. Chi è il re della giungla adesso? È solo un gattino. Ok, Ralsei prova a convincere il nemico ad andare sulla strada, sulla retta via. Non tutti lo sanno, ma i crimini sono cattivi, lo sapevate? Miau, 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 non mi deve disturbare questa cosa. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Oh, fastidioso sto pull, eh. Ok, non ho preso abbastanza TP, mi sa, per pacifyarli tutti. Tra l'altro, quindi questo non mi serve a niente perché devo comunque pacifyare. Defensio. Ok, no, con il doppio defensio riesco a fare un po' di pacifaino. E lo facciamo sul più fastidioso. Chi ti ha dato più fastidio? Lui.
Noitran, ragazzi. Sì, sì, come avete. Noitran, raga. Ok, adesso Defensio. Passifaio. 5 su 6. Abbiamo quasi finito le recruit. Poi facciamo come un po'. Bah, porco il porco. Facciamo un po' come in Dark Souls. Tornerei a Firelink Shrine. Perché è proprio Firelink Shrine. Tornerei ogni tanto alla casa base a Nostown per vedere che hanno da dire le nuove reclute. Defensio. Passifaio. Sono d'accordo. Dimmi tutto, cosa? Da quando Real 6 è diventato Real Sus, i suoi commenti sono diventati 30 volte più irritanti. È vero. È vero. Sono d'accordo. Anch'io l'ho trovato proprio fuori luogo adesso. Cioè, del tipo, ok, sì, veramente lo sappiamo. Cioè, che commento è i crimini sono cattivi? Sembri proprio la caricatura di un personaggio buono, no? Sapete che i crimini sono cattivi? E poi, tra l'altro, adesso comincio a vedere la sua voglia di sperrare tutti, anche di capitolo 1, come un master plan. Cioè, lui dal primo capitolo ci dice di sperrare. Cosa? Non possiamo uscire. Come torniamo? Dove? A Firelink Shrine. Davvero? Niente. Vabbè. Cioè, giustamente, te ti stavi basando sulla struttura dell'altro mondo. Sì. Però non possiamo. È giusto, per ora no. Il che è altrettanto. Per ora Ral 6 può. È altrettanto su. Cioè, Ral 6 può e noi no, quindi è più forte di noi a spostarsi. Ok, qui abbiamo del pippini. Pippinibini. Hai aperto la cassa. Dentro c'è un tension bit. Roba nuova. Item, non è un equip. Vediamo un po'. Ah, aumenta TP. Vuoi un gelato? Assolutamente sì, cazzo. Penso di volere un gelato, cosa vuoi? No, no. Ingrasso. Ma no. Hai appena detto assolutamente no, sì. No, ho perso. Come faccio? Ok. Puoi fare le scale e far finta che l'ascensore sia ancora rotto. No, 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 no. No, no, ho cambiato idea, niente gelato. No, ho paura di. Ne ho mangiati un sacco questi giorni, no? Sì, sono tanti. No, no, tre gelati in tre giorni, no. Mi sento in colpa, poi vado a letto scontento, faccio buhuhu. Prendilo se vuoi prendere un gelato, però io non lo voglio, ho paura. Ti potrei aiutare a salvare? No, non lo farò. Sono d'accordo, ha parlato il tuo cuore. No. No, non lo farò. Non ho la più pallida idea di cosa sia salvare. Floppy disk che gira. Va bene. Perché ti ha detto non ho seguito il... Dice, vuoi che ti aiuti a salvare? No, non lo farò. È perché in realtà l'icona del floppy disk è un po' il, come dire, simbolo del salvataggio in quasi tutti i videogiochi, o comunque in tanti videogiochi. Ma è letteralmente il simbolo del salvataggio nei programmi. Ecco, cioè, esatto. Cioè, Word salvi con... Però lui non ci aiuta a salvare niente, neanche il gioco. Una città cave story. Io la leggo più come una shit, proprio come dice anche Chiara, in generale al mondo dei programmi, dei software. Ok, siamo tornati indietro. Quindi ci tocca. Vabbè. Sì, adesso dobbiamo andare nella strada principale. Loro sono veramente creepy. Sì, è un cappello. Infatti credo che ci si possa parlare. No. Non ci attacca. No interacto. Sì, ma in Cave Story il save è un floppy disk rosso che gira. È proprio quello. Ah, questo non lo sapevo. Questo ci attacca sicuro. Ah, no, ci spara direttamente. Ok. Vabbè, fa proprio schifo. Voglio solo un attimo. Aspetta, li colpisce. No, non è. Sì, è così, sì. E li farei colpire tutti. E? Che tipo li infetta? I campi che appaiono ogni tanto? Penso di essere intrappolato per sempre qui. No, perché a destra e sotto. No, intendo dire, non posso tornare più indietro. E sopra? Neanche, c'è un campo. Non prendo danno, ma non posso. Però non posso neanche. Ma vediamo se riesco a farli distruggere tutti. Oh, dai, ora qui esce. Ecco qua.
Ok, hai aperto la treasure chest. Revive Mint. Sì, buono, al prezzo di essermi preso 40 cartoni in faccia, ma Pog. Ah, ah. Lui è morto? Lì c'è una terza bomba. In teoria riesco a farla esplodere da qui, forse. Non l'ha presa? Sì, ora sì. Ah, vabbè, era molto più semplice da qua. Qui andava presa la chiave prima della bomba, secondo me. Ma io credo che no. E invece no. Avevo paura che esplodesse la chiave. Penso che le cose non ha... cioè... cose come bombe, diavoletti, eccetera, fossero soltanto flavor per metterti danni extra che potevi prendere. Ah, beh sì, certo, perché le bombe esplodevano e il tizio si spostava, quindi sì sì, hai ragione. Probabilmente non serviva non un cazzo, hai ragione. Che sbloccare tutto ti avrebbe dato un qualche tipo di achievement o altro. Può darsi, credo. Può darsi. Comunque, quelli erano virus, quindi stavano infettando questi altri dati che ogni tanto poppano fuori. Revive Mint, tanta roba, assolutamente. Ah, ok, almeno sai dove va. Mi stavo preoccupando visto che non funzionano Instagram, WhatsApp e Facebook. No, no, io funziono. Volete saperlo? No, Ferdi. Beh. Infatti io vado avanti e indietro di nuovo perché voglio sincerarmi di aver preso tutto. Ma come dice Chiara sarà sicuramente così perché sono repoppati. A meno che effettivamente non, cioè farli tutti non serva a sbloccare qualcosa. Ah, ma ora ci proviamo, eh. Ti dia la possibilità di sbloccarlo. Ora ci... porca troia, io sto per morirci, ve lo dico. Ah, io ci provo, ragazzi, non costa nulla ed è una cosa che va fatta in blind run. Però secondo me, come dice Chiara, non, perché sono repoppati. Se fossero una cosa importante non repopperebbero. No, ma infatti secondo me muoio prima. Ah, ok, non mi possono ammazzare. Ah, fuck, no, è infattibile. Cioè lui è morto. Non penso proprio di poterlo fare. Ci provo, ma non penso proprio. Perché... no, no, oh, sì invece. Ok, ora però io fatti... vaffanculo. No, ma questo come... oddio, questo lo posso da fare sopra. In realtà da sopra. Vai, posso, Ora dovrebbe prenderlo. Ok, preso. Fatto tutto. Adesso sono tutti. E non è successo un cazzo, vero? Sono tutti, raga. Non è successo una minchia. Andiamo. Allora, mi devo curare come un pazzo. Lo farò, credo, con un solo oggetto. Se non vi dispiace. Andrò a prendere qualcosa. Tu non vuoi niente, neanche da bere? Da bere sì, una Coca Zero. No, non piglio nulla, ragazzi, non piglio nulla. Provo a curarmi in battle. Non voglio sprecare cure. Sonic. Sembra il mondo del casino di Sonic con sta roba. Secondo me un po' ci si è ispirato. Fuchka. Ok. Ma le avrò prese tutte le strade possibili? Cos'è 65? Non posso tornare giù tanto, quindi... ne ho mancati 5. Infatti... però come faccio a tornare indietro? Non posso. Andata via la musica, io mi curo, ragazzi, eh. Mi cura d'aria, ragazzi. È una gran cura la cura d'aria, però... cioè, è andata via la musica. Ah. Questa è sicuro una boss fight. Cioè, alla faccia di una boss fight, proprio.
Devastante. Meno 60 sub intanto, signori, al sub goal delle 700. Se volete iscrivervi al canale potete anche farlo gratuitamente passando il mouse sul video dello streaming. Pigiate sul tasto free sub ready e siete dei nostri. Meno 60 subs, grazie mille a tutti coloro che si iscriveranno e che faranno regalini. Se poi volete sganciare il millino e farci fare 1000 sub, va benissimo. Cos'è, una metro? Cos'è? Ok, sembra che se lì... non ho capito cosa c'è. Ah, ok, dei go cos? Ok, allora siamo entrati tipo in una specie di Luna Park... E loro hanno detto, sembra che se li cavalchiamo potremo raggiungere effettivamente l'area successiva, quindi facciamolo, e sono saliti su questi trenini. E ora aspettiamo Chiara però. Sì, certo. Lei intanto dice, ne ho abbastanza, stupidi bambini. Grazie a Nicola Cortopassi che sei buona per il nono mese, 9 mesi è nato. Passate il mouse sulla testa di Sadio e se siete poveri come me fate la free sub col Prime. Ma grazie mille. Grazie anche a Christian che sei buona per il terzo mese. Ah, ma è finito il September? Vabbè, Pog. Grazie, grazie. La vediamo la fontana sullo sfondo, sì. È proprio la fontana. Quindi siamo ancora lontani dalla fontana. Però magari col kart, con Deltarune kart lo raggiungiamo in fretta. Grazie a Midnight che sia buona per l'ottavo mese, gentilissimi ragazzi, gentilissimi, meno 56 sub al sub goal, grazie. Solo per info, c'è stato un aggiornamento, puoi premere X per rallentare la soul nelle battaglie, ma mi sa che non ho aggiornato io, o forse sì, boh. Puoi premere X per rallentare la soul. Ci provo, non so se ho aggiornato il gioco. Come mai questo aggiornamento? Me lo spiegate intanto che aspettiamo Chiara? Grazie a Cloruro di Paolo, che si è buona per il 18° mese. Grazie, gentilissimo. Ma non aggiornare la True Experience. Io non credo di averlo fatto. Comunque anche i kart sono basati su di loro. Per evitare alcuni attacchi. Quality of Life. Ma si poteva fare anche in Undertale. Ah sì, forse non me lo ricordo. X c'era anche in Undertale. Poi l'aggiornamento aggiunge altra roba, ma questo non me lo dite. Cioè, se non è roba di gameplay e basta, ovviamente. Se è roba di gameplay ditemelo. Il perché, boh, so solo che ha aggiunto cose carine, ok. X da tastiera, da pad e B, ma io sono da tastiera. SSD... Vado poco avanti col dialogo perché sono troppo curioso. Sono stata pietosa, anzi ho avuto pietà di voi fino ad ora, ma adesso è tempo di... No, l'aggiornamento aggiunge solo cose al gameplay, qualche bug fix sulla trama. Ah, niente sulla trama, giusto qualcosa in chapter 1 per rendere tutto coerente, ok. Sì, aspetto Chiara. Per me canonicamente mentre aspettiamo Chiara la Queen si sta scolando una bottiglia di vino da sola. Come fanno le reclute a trasferirsi nella città di Nossa se nel mondo reale loro sono nella biblioteca e la città si trova nel magazzino della scuola? Allora, questa è una domanda interessante. Credo che il punto sia che RAL 6 adesso, grazie al primo trasferimento di oggetti dalla biblioteca al mondo di Nostown, riesca a effettuare il trasferimento da solo, ma credo che sia RAL 6 a farlo. Infatti noi sperriamo con lui e non senza di lui. Cioè, o meglio, reclutiamo e, mentre esploriamo il Cyber World, e lui è presente. Te li metti in tasca? Oddio. Forse gli Scott Kiss... dalla spiegazione più semplice. Cambio idea, ha ragione Giz Got Kiss. Te li metti in tasca e ce li porta Chris quando torna. È la cosa più sensata. Sì, è la cosa più sensata. Probabilmente se li mette in tasca il main character e poi li riporta, anche perché lo abbiamo detto, fisicamente noi non possiamo tornare, quindi l'HUD ci segnala che li stiamo reclutando, ma in realtà li abbiamo solo in tasca.
Ha super senso, mi convince. Controllo chiaro a che punto sia, ragazzi. Scusatemi. I miei pantaloni e il pigiama. Tutto ok? La sento. Ragazzi, vado un po' avanti, perdonatemi, ma non vi voglio tenere appesi così. Comunque, Toby è davvero un compositore incredibile. Sì, lo è. Assolutamente. Pigiamonia, sì, ho i pantaloni e il pigiama, ragazzi. Fabrizio si abbona per il quarto mese, grazie mille. Ragazzi, non vi voglio tenere appesi per così tanto, quindi vado avanti. Il vostro imprigionamento non consenziente, ovvero la cattura, avverrà. Adesso dropperò le capsule di cattura. Cosa, le Pokéball? Ah no, oh fuck. Hai mancato il bersaglio. Sorry, non sono riuscito a attendere e ho fatto qualche dialogo in più. Non ti vedevo tornare. Mi hanno placcato i gatti. Ah, ti hanno placcato i gatti, infatti. No, che non volevo che i ragazzi andassero qua via. Grazie mille, gentilissimo. Ho questo se le vuoi. No, grazie per ora, però magari dopo cambio idea. Alla fine sono dura. Comunque niente, abbiamo preso dei go-kart. Yeah. E la regina ha detto che ci catturerà. Ma perché l'alza e ci guarda? Come cazzo guida? Secondo me ci sente. Questo non era un miss, era una mira tattica. Sì. Anzi, una calibrazione tattica. Ah, quindi vuoi provarci di nuovo? Il Mao? No! Ho solo 4 gabbie. Ok, aspetta. Ho un piccolo colpo di scena per voi. Vieni a me, mio servo. No. Mi dispiace, non potevo dire di no. Noel. Tranquillo. Comunque, anche questo mondo viene plasmato in parte dalla volontà dei lucenti. Guardate i kart che sono esattamente come loro. Lei è una renna e quindi c'è questa slitta, no? Ciao Susie, come stai? Bene, credo. Il tuo kart, non so come chiamarlo, il tuo vagone, mi piace. Anche il tuo mi piace. Grazie. Oh. Oh, ok. Ok, questa cosa non sta funzionando. Chiamate il prossimo. No! No! Figlio della merda! E certo, perché lui, figurati se si fa scappare l'occasione di essere approvato dalla stronza di turno. Non avere paura, mia amata Noelle. Questo guerriero senza macchia e senza paura e con grande intelligenza sarà il tuo cavaliere dall'armatura lucente. Beardly, tu hai aiutato a Beardly, hai chiesto a Beardly di essere nel tuo team? Non gliel'ho chiesto io. io sono Lord Beardly, maledetti sempliciotti. E presto Super Lord Beardly. Fammi continuare. Che diavolo vuol dire? Donno! Non ho idea. Voi. Non ho idea. Sorridete e annuite. Vedete? Grazie alla nostra incredibile regina, noi comanderemo il mondo. E presto trasformeremo questa landa di pazzi in intelligentopoli. Una scientocrazia dove i geni del mondo possono farsi il bagno liberamente in piscine di frutta fresca e ambrosia. E non verremo più appesantiti da esseri protozoici come voi.
E la strada per raggiungere questo grande obiettivo? Siamo noi, io e Noel. Il nostro potere è la luce dei nerd. Intendi lucenti? No. La regina ha detto i nerd della luce. Sì, l'ho fatto! Birdly, la regina ti sta manipolando. Sì, sì, l'ha detto anche lei. No. Ha detto che avreste detto. No, no. L'ho fatto! Adesso, Chris, devi ammetterlo. Ah, devo ammetterlo, sì sì, ho pena di te. A differenza di Susie, vedevo del potenziale in te. Dai, unisciti a noi e magari ti lascerò pulire il nostro cesso regale. Non joinerò. Chris, sapevo che non avresti aspirato a tanto. Beh, se sei veramente intenzionato a provare la tua inferiorità, e allora ti darò una mano. Ah, ok, boss fight proprio. Pensavo che fosse una lotta, diciamo, di Overworld, visto le due carte. Invece è proprio una fight. Comunque, Aspetta, sentiamo Epicia. Amo il modo in cui sono scritti i dialoghi di tutti. Sì, anche secondo me. Sono scritti veramente bene. Lui conciato da Vegeta comunque è incredibile. È bellissimo. No, lui è Vegeta perché anche come personaggio è il principe dei Saiyan, come direbbe Marco Merlino. Infatti poi super. Allora, act. Ceccherino, si fa sempre i ceccherini. Oddio, sì, effettivamente somiglia anche a Falco. È vero, è anche un po' Falco. È anche un po' Falco. Però secondo me qui ha proprio il l'occhialino di Vegeta. Bump of Chicken, che cosa vuol dire? Andate, usate il vostro roller coaster per giocare Bump of Chicken. Grazie a Anfaros che ti parla il sesto mese. Quanti mesi insieme ai migliori content creator di Twitch? Sigma e QWERTY. Grazie. Non so cosa sia Bump of Chicken. Sono un gruppo giapponese, ma non penso sia il punto. Bump of Chicken sono quelli che hanno fatto la musica anche di Pokémon, mi sa. L'autoscontro? Dicono l'autoscontro. Ok, quindi usate i vostri roller coaster per giocare all'autoscontro, ok. Chris, capisco perché ti metti in mezzo. Sei geloso di me, vero? Ok, tornado. Aia. Fuck. Porca troia. Aspetta. Defenzio e cura. Aspettate. Dobbiamo curare il team e devo capire il pattern. Chris, sei stanco di essere il numero 3, vero? Guardando me e Noel lontani. Arrobano. Oddio, i suoi compiti! I suoi A++. Anzi, solo A+, in realtà. Questo era più semplice. Fatemi curare tutto il team e poi si parte. Ah, abbiamo anche l'azione Bump, attenzione. E poi Bump X. Io invece proverei il triplo Bump, perché è un po' la specialità di questo capitolo, poter fare la tripla azione. Però prima tiriamo sul team. Il tornado mi ha proprio turbofottuto. Quindi, anziché studiare, piuttosto ordinate ruoli. A Susie. A ruoli Susie, ecco, per farci fuori. Ma che... Ma che cazzo, ragazzi, sto tipo è forte. Ok, adesso posso bumpare, però, perché sennò non bumpo mai. Io farei il triplo bump. Triplo bump. Ok. L'intera gang prova a colpire Birdly. L'abbiamo preso. Ok, più 18% di tiredness. Quindi ne servono un po'. Chris, sei veramente un depravato. Hellion, non so cosa voglia dire. Penso sia la insomma
l'imbecille della classe, no? Nel senso Susy? Sì, sì, sì. E quindi Chris, sei veramente messo male? È sicuramente riferito a Susy. Alien è un film. Grazie a Mr. Nerdir che sia buona per l'undicesimo mese. Rogna, ok. Insomma, fartela con la rogna della classe, con la bulletta. Ok, ho capito più o meno come funziona sto tornado. Mamma mia. Un bastardo forte, però ci sono. Ok, a ribampo. Aspetta, proviamo il Bump X. Ok. Tutta la gang prova a bumpare. Ah, è la stessa cosa in realtà. Ma Chris, io sono un gentile e coraggioso eroe. Se ti unirai a noi, potresti essere un numero 3 leggermente meno distante dalla vetta. Leggermente. Ok, questo è l'attacco più semplice, credo. Perché in realtà sono tanto distante. Sì, è uguale, identico. Ma io continuerei, perché cioè che senso hanno un bumpare con tutti e tre? Vanno a segno tutti e tre. Infatti io mi aspettavo che con Bump X ci fosse una possibilità di... Secondo me dopo Fasa e succederà qualcosa che non ci farà più bumpare. Guarda, uno, due, tre, li prende tutti. Cosa? Il mio roller coaster si sta rompendo? Pazzi! Questo è fumo di intelligenza. Significa solo che la mia macchina sta diventando più forte. Sì, sì, bumpatemi, bumpariani. Vi farò vedere... Che a voi bumpatori di macchine, a voi appunto sì, a voi colpitori di macchine, che l'autoscontro è un gioco di intelletto e non di skill, giusto? Questo è l'attacco più forte, perché dopo la merda tira le frecce dell'attacco prima. Allora, ah, ma certo, ho capito, il punto è che se fai Bump X non puoi curare, quindi prima o poi sarai costretto a bumpare solo con due, come farò adesso. Ecco perché. Invece qui illo Chris. Preso. 12%. È vero, sei molto tu. Sono io, sono veramente io. Madonna ragazzi, io non riesco a tradurre una parola a ogni frase. Partake. Partake tipo addio. Ok, addio Chris. Questo è lo zaffiro della punizione. È Zefiro. Zefiro, hai ragione. Dopo Jevil non mi fa paura niente, coglione. Beccati sta bumpata di massa. Penso che siamo vicini alla fine. Dovresti farglielo ancora due volte in teoria. Guarda Susy, è quanto più vicino arriverai ad una ovviamente il voto. Quindi un 10, diciamo. Non vedrai mai un 10 da così vicino. Quanto siamo? 84, 18, questa è l'ultima. Bumpo X! Final Bump! Ma ora Fasa, dai, era troppo semplice sta fight. Oh no, la mia macchina! Cosa non vale? Mia regina, salvami! Ma no, ma che boss fight semplice, sembrava veloce e forte, ma in realtà faceva schifo. Sì, sì, un attimo. Salve a tutti, ho degli aggiornamenti. Vedete, questo roller coaster non è in realtà finito, ecco. Non ancora. Cosa dovrebbe voler dire? Dolore. Non è finito nel senso che letteralmente, certo, il binario non è finito. Io pensavo non è ultimato il mio piano di attacco, no, su no, questo. No, no, cioè io mi aspettavo esattamente questo. Grazie a Clajumas che sia buona per il 16° mese. Dopo l'ennesimo lavoro gargantuesco non posso far altro che passare da Prime a livello 1. Oh. Grande lavoro di squadra, bravi. Ashanti, grazie mille. 45 sub al sub goal, grazie. Sembra che questa immondizia ci abbia salvati. Andiamo. Smetti di guardarci dal 6. Ah, chi è la regina dell'immondizia adesso? Oh no! Cos'era? Au. Susy, stai bene? Non è niente. Io solo... Aia. Ma che è successo? Si è fatta male? Sì. Sei sicura che non vuoi che dia un'occhiata? Una
un'occhiata a cosa? Sto bene. Ma è caduta? Sì. Oh, che diavolo stai facendo? Stai meglio? Meglio? Dopo che tu sei venuto qui e... beh, non sto peggio, credo. Guarda la faccia. Come fai a farlo, comunque? Bella domanda, Ralsus di merda. Quella roba delle cure. Brava, corneralo. La magia curativa? È semplice, Susie. Tutti possono farlo. Ah sì, Ralsus? Potrei anche insegnartelo se ti interessa. Chiedimelo di nuovo quando potrai insegnarmi roba tipo le esplosioni di sangue magiche. Però, cioè, se proprio vuoi, immagino di poter imparare. Buono, cazzo, cura con entrambi i PG. E in quel modo tu non dovresti, ecco, darmi più fastidio. Certo, Susie. La prossima volta che avremo una pausa. Di chapter 3? Andiamo. Hai cercato nel secchio della spazzatura e trovato una caramella oscura. Penso non la mangerò mai, perché l'ho trovata nel cesso. 40 HP, una stella rossa e nera che sa di marshmallow e credo anche di merda. Ok, possiamo andare in entrambe le direzioni e io andrei istintivamente a sinistra, che secondo me non è l'avanti. Vuoi vedere, vuoi sbirciare anche di qua prima di decidere? Questa è un sacco dell'immondizia che sembra una melanzana, è vero. Ma non sembra una melanzana. Un'altra porta del teleport. Quella sembra una melanzana. È vero. Un'altra porta di teleport ancora una volta non si può attivare. Fuck. Sì, andiamo di là. Andiamo di là, mi sembra... Un po' di 3D. Oddio, anche questo però sembra un avanti. Ok, non è un avanti. È veramente tutto molto glitchato. È tutto molto glitchato, già. Oh, fuck. Cosa? È un segreto, ma non l'ho visto apposta. La porta è chiusa. Sono delle macchine. Sono proprio macchine. Ed è pieno di cartelli stradali. È pieno di cartelli stradali di divieti. C'è anche pericoli, mi sa. Credo sia effettivamente proprio il cestino del PC, ragazzi. Siamo finiti nel cestino. Però non è solo un cestino, è un cestino corrotto. Forse perché quando tu hai un file nel cestino non lo puoi visualizzare fino a quando non lo tiri fuori dal cestino. Sì, quindi questo è lo stato dei file. Cioè, tu dentro... adesso non vedi l'anteprima dei file perché non la puoi vedere. No, certo, è chiaro. Però non so, qui ci sento anche proprio del glitch. Non solo. Anche a me è puzzato tanto di Evil 2. Ma... questa porta. Però è loccata. Sono tornato a... Come era loccato Evil? Anche a me sa di Evil 2.0 tantissimo. Ci ho pensato subito. Tanto ci sarà sicuro un boss pazzo per capitolo, perché è Toby Fox. Anzi, fare il boss pazzo ogni capitolo ti darà il true ending, secondo me. Sicuro. Ok. Questa qui. Ah, questa... questa è una melanzana che sembra un sacco la spazzatura. Eccolo qua, Nubert. Come cazzo si chiama? Nubert. Io sono Nubert, tutti mi amano, è vero, anche in chat ti amano tutti. Ecco perché vivo nella spazzatura. Oh. Oh boy, sono trashy. Sapevate che potete fissare il vostro inventario? I secchi della spazzatura come me possono tenere tutte le cose. Proprio... Ok. Proprio come il vostro storage, se avete più di 12 oggetti con voi. Sì, non adesso. Quindi una cassa lui. È un momento un po' delicato. Ok. Oh, ma quello è Nubert? Davvero? Dove? Ma... Non c'è tempo. Ok, quindi in realtà non posso usarlo. E lui è Nubert, punto.
Chris, mi sono appena ricordato. Grazie a Cappuccino Findus, che sei buona per il quinto mese. Grazie. Godopoli, godopoli. Ragazzi, meno 44. Comunque, Chris, mi sono appena ricordato. Anche se puoi portare solamente 12 strumenti, il tuo storage terrà tutto ciò che non entrerà nell'inventario. Puoi accedere al tuo storage, alla tua cassa, dove controlli anche lo stato delle tue reclute. I nemici che risparmi vengono assoldati nella nostra città, ricordi? Oh, questa sembra un'informazione molto importante. Falsei, smettila di inquietarmi. Falsei! Falsei è bellissimo. Falsei mi piace un sacco. Ralsus o Falsei? Paul, scegliete. Ralsus o Falsei? Quanto ci sentiremo in colpa se poi invece è semplicemente buono. Ma non è buono, non è pezzo buono. Di merda, guardalo. Non è buono. Guardalo. Guardalo. Figlio della merda. Falsei mille per... Falsus. Falsus. Ralsus o Falsei? C'era un'altra strada poi anche di là. C'è una biforcazione nella nostra strada. Chris, sembra che... potrebbe essere utile se ci dividessimo. Con chi vuoi andare? Io non lo lascio da solo. Allora, certo, così lasciamo da sola Susie. Ma io non lo lascio da solo, figlio di puttana, non mi fido. Io voglio stare addosso al bastardo. Sono d'accordo. Ah, questo è il sondaggio su se è Falsei o Ralsus. Falsei è bello, mi piace. Nuovo... Falsei è localizzato. Esatto, Ralsus è inglese. In italiano, nel trailer italiano si chiama Falsei. Io lo placcherei. Allora, anche perché, pensateci. Liller non si può lasciare da solo, anche a livello di lore. Che fa Liller da solo? Il DPS se la può cavà, fa tanti danni. Ora vabbè che lei non attaccherà nessuno, però comunque tra i due, vero è che proprio per la nostra teoria di lui cattivo, tra i due dovresti lasciare solo Ralsei, che è Dio. Non avrà nessun problema arrivare sano e salvo alla fine del percorso. Però non mi fido. È anche vero che cosa fa da solo? Cioè, che macchinazione può fare da solo senza di noi? Qui. Non lo so. Cioè, Susie già... Per me questa cosa secondo me influenzerà tanto. Allora, Susie l'abbiamo già vista girare da sola quando eravamo in prigione. Sì. E si blocca. Sì. E infatti l'abbiamo guidata noi. Vero. Quindi in teoria Susie avrebbe più bisogno di noi, ma teoricamente potremmo aiutarla esattamente come l'abbiamo aiutata in prigione. Cioè sappiamo di avere questa sorta di collegamento telepatico con Susie, non ci è mai successo di averlo con Ralsei, quindi per me la cosa più sensata a livello grazie di sanità Tama. Del parco è andare con completo Susie. È andare con Ralsei. Come mi hai sorpreso. E ti ho letteralmente appena detto, sappiamo di poter comunicare telepaticamente con Susie. Non penso che succederà, perché se ti ricordi quella volta abbiamo ipotizzato che in realtà fosse solo comunque un bisbigliare di Chris, che comunque si trovava nelle prossimità. Se qua prendiamo due pivi diversi, mi sa che arriviamo in due punti diversi. Allora boh. Però hai ragione, nel caso in cui Chris fosse veramente telepatico potrebbe comunque aiutare Susie. A me non sembrava troppo un bisbigliare da una parte all'altra. Cioè comunque Ralsei diceva no, ma concentrati, perché ti devi concentrare a bisbigliare. È vero anche questo. Grazie. Grazie mille Deus Rex. Thank you. Gentilissimo, grazie. E poi è bello perché oggi siamo 1720, perché essendo in home abbiamo quelle, secondo me, 300-400 persone in più che si stanno godendo Deltarune con noi. Andiamo ora al 6. Andiamo ora al 6. Susie ci arriva in fondo. Hai capito. Ho solo una paura, ok? E la mia paura è che questa cosa può essere interpretabile a livello di game design in due modi diversi. Cioè, cosa voglio dire? Che se noi sospettiamo di Ral 6, Toby Fox potrebbe pensare: questo è il momento in cui il giocatore sceglie Ral 6 se ha sospetti su di lui.
ma potrebbe anche pensare parimenti, questo è il momento in cui il giocatore fa la scelta sbagliata di fidarsi di Ral 6, di essere amico di Ral 6 e quindi preferisce Andare salvaguardare con lui lui. che Susie, capito? Questa è l'unica cosa che mi fa paura. Che tipo di significato voleva dare Toby a questa scelta? Perché entrambe, cioè la stessa scelta è compatibile con due letture non diverse, opposte. Cioè, per me è vado da Ral 6 per placcarlo. Però forse è anche la lettura meno probabile da parte dell'autore. È più probabile che l'autore qui valuti a chi tiene di più. E nel nostro caso, Susie. Sicuramente Susie. Grazie ragazzi, meno 37 sub. Io ridacchio perché in tutto questo mi immagino Toby Fox che ti piazza una scelta che non serve a niente. Oddio, secondo quello che abbiamo visto finora. Cioè, siccome questo gioco ci ha già fatto fare Hai ragione. due ore Di di scelte, cioè di. creazione di un avatar totalmente per niente. È vero. Potrebbe anche essere inutile. Però vabbè, che ci perdiamo? Noi ci pensiamo. Niente, 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 Cosa facciamo? niente. I mind games contro lo sviluppatore, È vero quello che sì. dice Askeladd, no? Sicuramente scopriremo di più della persona con cui andremo. Questo è sicuro, secondo me. E quindi forse andare con Ral 6 avrebbe comunque più senso anche solo per dire, ma questa affermazione non mi torna, secondo me sta dicendo una cazzata. Forse Sì. Askel si chiamava? Askeladd mi ha comprato, mi ha convinto. Che È quello che diceva prima, cioè quello che ho appena commentato, no? La scelta che fai equivale al personaggio di cui hai un retroscena, quindi Fal 6 potrebbe essere la scelta. Arcane 999, per me è parte del motivo per il quale Ral 6 è probabilmente cattivo, lui dice questo utente, ma solo per me Ral 6 ha perso molta della sua cuteness in questa parte 2. Non penso che sia un'impressione di tutti, influenzata dal sospetto che ormai si diffonde nella nostra community. Anche a livello di posa, non è più flaffino, coccoloso, tutto nascosto. È sicuro di sé, c'ha le mani dietro la schiena, continua a dirti: vuoi imparare questo? Vuoi imparare quest'altro? Non ti preoccupare, ci penso io. E anche lui è più sicuro di sé, è diverso, è meno vittima degli eventi e più in controllo della situazione. Non penso che sia una nostra impressione. Ha le corna, quindi è cattivo. Basta, Ral 6. Per me Ral 6, voglio sapere più di lui. Sapevo Perché che ci dovrebbe sarebbe. scegliere sempre Cristo ogni volta? Grazie a Kaunox che sia buona per il 30° mese. Ragazzi, tu vieni con me. L'altra volta. Sono comunque contento di averci speso tempo. Chris, io! Potrebbe comunque aver influenzato. Il cane. Potrebbe comunque aver influenzato le cose, eh? Cioè, noi non sappiamo se questa cosa ha comunque generato un punteggio che alla fine del gioco permetterà a Obby. Possiamo Possiamo raccontarcelo. raccontarci. No, doveva dargli del. Io lo farò un po' di volte aspettando il blah di questo gioco. No, non va al ritmo, volevo farci megalovenia. Pam 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 pam. È proprio uguale. Ok, basta. No, questa non era Megalovania, ragazzi, questa era Steam. Momenti Pam di alta pam pam lucidità, pam sono d'accordo. Aspetta, pam. aspetta, prima di andare c'era un'altra strada, torna indietro. Holy fuck, dove? Accanto al trash can. Ah no, era la porta vuota, sorry, sorry, Imperdonabile. sorry. Mi aveva distratto la melanzana. Ok, niente. E vai bello. E vai bello. Ehi, ehi. Ciao ragazzi. Benvenuti alla città. C'è un gattino dietro.
non hai né i fluffy boys né le ragazze cattive con te. Okay. Fastidioso, no, oddio, fastidioso. Riluttante. Sei riempito con il potere del cartello del gatto dietro di te. Come cazzo facciamo a combattere da soli? Aiuto. Comunque lui non sembra aggressivo. C'è un problema energetico qui? O di surriscaldamento? Questo sembra un segnale di pericolo delle macchine. Non abbiamo perso niente dietro, vero? Perché ho un ricordo di questa zona? Si è vista in una screen di sviluppo di Toby Fox, per caso? Io ho super ricordo di questo frame. Era negli screen di Toby Fox, ok, perfetto. Perché sopra ci puoi parlare? Benvenuti alla città cibernetica. I pedoni devono premere il semaforo per passare dall'altra parte della strada. Ho sentito che i roller coaster sono sotto manutenzione. È un peccato. È un peccato perché è il nostro unico mezzo di trasporto pubblico. Sì. Le pedane con le tazzine sono di proprietà privata, sono l'italo di questo gioco. Un po' Game Freak questa cosa che si fermano le macchine, devo dire. Ok, quindi ho 5 secondi. Ti fanno male, sì. No, sicuro mi fanno male, volevo capire se ha senso. Porca troia. Ho preso danno? No. Allora probabilmente torno indietro. Vorrei solo capire se c'è un modo per fermarle che può permettere di sbloccare una strada anziché un'altra. No, in questo caso no, ma secondo me sì. Cioè secondo me, capito, il fatto che sia a tempo ci deve far esplorare posti, no? Ora in questo caso no. Via. Ok, madonna, mamma mia. Queste porte non sono porte, fantastico. Grazie a Sakuz95 che si abbona per il sesto mese, gentilissimo. Vediamo se ho perso qualcos'altro. Tizi mi sa, sì. Tizi che si abbona per il decimo mese. Ciao raga, sono arrivato tardi e mi sono perso la live che mi recupererò il prima possibile. Passo per il rinnovo delle live e per dire che sono felice di essere parte da quasi un anno in questa community. E sono felice per poter passare il mio compleanno con voi. No, auguri. Bacetti e buon compleanno. Ho avuto paura. Va bene, Toby. Che Flintstone vibes. Cos'era là? Ehi. Non sapevo. No. C'è niente, vero? Voglio essere sicuro che non perdermi nulla. Ste porte sono inutilizzabili. Però interacteremo lo stesso con loro. Non mi sto a perdere niente. Non c'è qualcosa di nascosto qua. No. Noelle, dove l'avete vista Noelle? C'era qualcosa di bianco qua a destra. Tra le macchine? No, a destra. Qua nel gatto? A destra. Proprio a destra. È uscita fuori dallo schermo a destra. Ah, ok. Cioè si è visto qualcosa, appena sei arrivato qua, qualcosa che è andato a destra e ha proseguito a destra. Non l'ho vista, ragazzi. Non ho riconosciuto se era Noelle o no, ho visto solo che era uno sprite bianco. Ero troppo concentrato a vedere se ci sono strade segrete. A destra, non l'ho vista, ragazzi. Questa porta non si porta, vero? Ti immagini invece devi beccare il frame in cui la puoi usare. Secondo me ci sta che ce ne siamo segreta. Perché stiamo pulendo, ti chiedi? Non lo sappiamo. Probabilmente è una parata. Un grande evento sta per avvenire sulle strade. Tra poco. Sì, per le strade. Ci è stato detto di fare spazio per qualcosa di grande. Un grande evento. Grazie Human Hero che si abbona per il secondo mese. Human Hero, grazie mille.
Secondo mese insieme. Sì, sempre la stessa roba. Abbiamo trovato $20 nel cestino. Dark Dollars. Quella era Noel. Era lo stesso spalato che c'era prima. Cosa questi cazzo sono? Nuove, mattonelle? Pirini? Sì, tipo, cioè sono mostri sì, a molla. Click e block. Allora, prima li cerco. Una mascotte che ha fame d'attenzioni. Cliccala e io la clicco. Clicca, 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 clicca. Asobo. Cosa vuol dire? Ma che cazzo? Ma non vedo niente, ci sono i pop-up. Il mob più bello sì, di questo mondo. Sono d'accordo, incredibile. Cioè, di tutti i mob a tema cibernetico, questo è il più bello. Io lo clicco anche se probabilmente mi darà sì, un virus. Cliccalo, però lo clicco. Cliccalo. Hai involontariamente cliccato. Cosa? Sì. Una pubblicità per un video sul creare, insomma, costruire coltelli, dei coltelli partendo dagli spaghetti. Ne ha creato un altro. Clicca, clicca, clicca. Questa applicazione funziona solo su OS 2000. Ok, dai, questo era più semplice, questi uccellini. Ok, non clicchiamoci mai. Clicchiamo di nuovo. Vediamo che succede. Ok, stai continuando a cliccare sulle pubblic... Pop-up sono crashati. No, vabbè. Bellissimo. Bellissimo. Però i prossimi li blocchi. Sì. Ok, abbiamo trovato bellissimo. Un CD bagel. Buono. 80 PS se non sbaglio pure. Bellissimo. Fantastico questo. Comunque t'hanno lanciato $230. Infatti alla grande. Io clicco in continuazione. Ehi, Noel. Ehi, ah scusa. Tuo. Qui tuo. Sì. Di solito no, ma adesso. Chris, cosa? Oh, no, è il dolcezzo. Oh, non lasciare che mi trovi. Grazie, Olimax Cavatore, per il settimo mese di sub. Grazie mille. Ragazzi, meno 32 al sub goal, è fattibile. Grazie mille. Grazie a Quilava che ci ricorda che si può usare NordVPN per eliminare tutti questi pop-up. È vero. Noel, tesoro, dolcezza smielattina. Dove sei? Siamo un team adesso, ricordi? E tu devi essere ancora la mia schiava volontariamente. Chris. Sembra... Sembra che i nostri compagni abbiano premuto il tasto ESC su di noi. Quindi siamo arrivati a questo. Per trovare il nostro team. I nostri rispettivi team, ecco. Dobbiamo formare... No, dobbiamo stringere Tregua. Esatto, una tregua temporanea. Ma regina, mia splendida regina, dove sei? Oh no, non farmi trovare. Guarda Noel. Guarda cosa scrive Setonas. A qui proco, a supposto. Oh, why don't you like to work a little closer to home? Ah, Chris. Non la forma di vita che mi aspettavo di trovare. Dov'è il resto della C++ Squad? Che poi è un gioco con... Linguaggio programmazione. Linguaggio programmazione, sì, sì, sì. No? Non dirmi che sei stato abbandonato. È questo che ti becchi se ti fidi di Susi, coglione. Ah, Noel, regina. Sono probabilmente da qualche parte a fare un po' di retro gaming. Probabilmente mi stanno aspettando nella schermata di selezione del personaggio. Ascoltando bella musica grooveggiante. Siamo noi per un'ora di questa live, tipo. Sì.
Beh, lei può entrare nello schermo di selezione del personaggio, quello che fa quando selezioni in realtà non il personaggio ma il salvataggio. Sì, però siamo letteralmente noi all'inizio di questa live. Sì, quello sarebbe C++ il linguaggio, e credo sia una citazione al C++, o almeno così l'ho interpretata. Sig. Quindi, siamo finiti proprio qui, per trovare i nostri team. Sembra che dovremo stringere una tregua un po' bizzarra. Cosa? Chi ha detto che sia possibile fare una doppia tregua? Eh? Hai sentito qualcosa? Sono i clacson. No, è solo il suono della città. Ok. Ah, intende solamente il voto scolastico, avete ragione voi. Io l'avevo interpretato come C++ è un vecchio, cioè comunque non è uno dei linguaggi di scrittura, di programmazione più recenti, e quindi la tua squadra C++, ma C++ è il voto. Perché lui c'ha i plus. Ovviamente il voto, il punto. No, io non l'avevo colto. Per quale motivo fra tutti i brutti voti scegliere specificamente e non la F? C+. Ok. Grazie al cazzo il voto, raga. Allora, ovvio, io non c'ero arrivato. Non c'ero arrivato. Sì, ma cioè, nel senso, sono entrambe le cose probabilmente. Il punto era, tra tutti i brutti voti che può scegliere, ha scelto l'unico che è ricollegabile a un linguaggio di programmazione. Sì, sicuramente. È anche uno dei linguaggi più usati. Vabbè, però quello ci sta, è uno dei linguaggi più usati e loro sono normi dal suo punto di vista. Quindi la maggior parte delle persone, lui si sente dell'elite. Comunque, dicevamo, va bene, ti farò strada, non tardare. Chris, come parte della nostra tregua, quella fatta bene. Grazie intanto a Alex che si abbona per il secondo mese. Ok, continua a distrarre Birdly e tra le altre cose trova anche Noel. Perché Birdly, lui, ok, in realtà non c'è nulla di male, non c'è nulla di male in lui, semplicemente è fastidioso. E invece te la posso fare la predict? Birdly è il boss finale, secondo me, di questo mondo, anziché la regina. La fontana sappiamo che sembra alterare un po' i poteri di chi prova emozioni forti. La regina sicuramente ha questa voglia di creare schiavi, però è anche estremamente caricaturata, non sembra prendersi troppo sul serio. Invece Birdly è proprio invidioso. Chissà che la fontana alla fine non agisca su di lui. Però è anche vero che la fontana sembra agire solamente sugli oscuri, sugli oggetti e non sui lighteners. Quindi sarebbe la prima volta che un lightener verrebbe influenzato dalla fontana. Però è esatto, Velios, la regina sembra Lancer. Ricopre il ruolo che ricopriva, che poi alla fine t'aiuta, perché Birdly perde il controllo e diventa lui l'abominio che sta fottendo il mondo. Io spero che la regina si stacchi un po' da questa somiglianza molto pesante con Lancer. Hai ragione, ora è proprio Lancer 2. Perché così altrimenti scade un po' nel more of the same. Cioè, intendo i Lightners, scusate. I Lightners, ovviamente. Mi sta piacendo comunque di più il modo in cui è caratterizzata la regina rispetto a come era Lancer. Ma semplicemente perché mi fa spaccare il fatto che ci abbia anche i messaggini negli occhi. Però a conti fatti, se anche la struttura finale fosse come dici tu, che per quello che abbiamo visto adesso è una previsione realistica, non improbabile, allora io chiuderei il secondo capitolo con un po' di, non lo so, amarezza, perché ci avrebbe riproposto appunto una struttura narrativa molto simile al primo. Hai ragione. Quindi spero di no. Tudols cosa vuol dire? Tipo ciao. Ma ciao. Ci stiamo scordando di interactare con Lancer a ogni mappa, ricordatemelo per favore, finché non comincia a diventare una routine, perché potremmo perderci dei dialoghi importanti. Chris, se va bene, ti andrebbe un'altra tregua? No, triple process. No, certo che sì. Oh, grazie Chris. Grazie Urukai, grazie mille della sub. Meno 30 ragazzi, dai, meno 30, il millino e ci arriviamo, secondo me 700, col millino, senza millino non lo so. Ah, beh, ovvio. Quindi meno
Undertale è più persona, un po' Phantom Thieves alla fine questi Lighteners, cioè amplieremo di molto il party, non me lo aspettavo. Boh, non lo so. Io non mi aspettavo che ci fossero altri membri del party oltre... Io non me lo aspettavo perché non pensavo che ci saremmo divisi, però effettivamente nel momento in cui ci siamo divisi e nel momento in cui abbiamo visto Noel potevamo immaginare che questa sarebbe stata la direzione. Il punto è che non so quanto aspettarmi... che Noel rimanga con noi. Cioè adesso quanto tempo passeremo divisi? Parecchio. Quanto tempo me. Passeremo con Noel e basta? Parecchio secondo me. Anche secondo me. E quindi? Niente. Ok. Allora non ho capito. Pensavo fosse un no. Non penso che entri nel party. Non ti ho seguita, perdonami. Non ho capito il perché della riflessione. No, nel senso che mi pare che comunque questa sia una situazione che è determinata solo dal luogo. Quindi poi a un certo punto ci ritroveremo e non mi aspetto che ci sia una roba del tipo chi lo vuoi fare il party da tre e basta, scegli fra te. Invece io sì, capito, è proprio questo il punto. Secondo te è solo situational, è solo in questo mondo? Io credo di sì. Fra... Ok, aspetta. Cosa stanno dicendo? Che è successo? Fra, Chiara, importantissimo, leggetemi. Fate un save qui e tenetelo lì fermo per sempre senza toccarlo. Ok. Ok. Mi fido di voi. Va bene. Noel ha è entrata nel tuo party. Sei riempito dal potere di non sapere cosa un sugar plum is. Ed ecco la parola che non conosco. Ok, prugna. Ma sugar plum penso che sia zuccherino. Ok, di cosa... non sai cosa sia uno zuccherino. Però... applauso ai mod. Anche a me veniva in mente la sugar plum fairy. Penso che sia anche un... controlliamo un attimo l'inventario. Snow ring, quindi anello di neve. Un anello con un emblema di sopra, insomma. Con un emblema a forma di fiocco di neve. Orologio d'argento, grisare i grazing, vi ricordate, andare vicino ai proiettili senza farsi colpire, il friso, esatto, in italiano lo chiameremo friso. In che senso influenza la lunghezza del turno del 10%? Che vuol dire? Quando il grazing influenza la lunghezza del turno, non serve solo per accumulare TP? È una info nuova. Forse i turni, cioè gli attacchi durano meno? Però by 10% more significa che già ora grazando dura meno l'attacco. Questa cosa non mi pare che ci fosse stata detta. No, non credo. Quindi facendo grazing dura meno l'attacco dell'avversario. Credo. Vabbè, comunque. Royal Pin, quindi spilla regale. Una spilla con sopra la faccia della regina. Fai attenzione alla parte appuntita. Grazie a DJ Chris che si abbona per il secondo mese. Ti ho scoperto grazie a Dark Souls e vi sto adorando. Ciao. Oh. Grazie mille. E probabilmente è una contromisura che hanno messo perché altrimenti potresti accumulare troppi tipi. È nuova. Guarda l'abilità. Grace Time. È di Noel. E basta. E non l'avevo capito. È Noelle basta che permette al grazing di diminuire i turni dell'avversario, cioè quindi di ridurre la durata, ecco perché non ce l'hanno mai spiegato, sarà un tutorial che arriverà a breve. Però Tenmore, come dicevi prima, vuol dire che comunque di già funziona. Perché l'abilità è... ah no, però hai ragione, così gliela toglie Grace Time proprio. Non so, vediamo. Lancer Interact, bravi. Hai una vaga idea di dove sia Susie? Cosa? Sto solo chiedendo, è una domanda normale. Dicevamo, ok, cosa volevo vedere? Questo. Lancer, aspetta. Abbiamo heal prayer, sleep mist e ice shock. Quindi abbiamo la cura come Ral 6, dunque curare non è speciale, anche Noel lo sa fare. Poi abbiamo sleep mist che invece è nuova. Una nebbia fredda viene evocata e azz, è uno sperrare tutti i nemici addormentati e sperra tutti quanti i nemici appunto addormentati.
Ice Shock invece è una magia di danno se si vuole fare la run picchia picchia. Lancer. Oh, una crema ti sta inseguendo. Si rifece un altro. Ok, un zuccherino. Un uno zuccherino ti sta seguendo. Possiamo renderla uno dei cattivi, ma credo intenda uno di noi. Questo campanello fa riapparire queste cose. Ok, il campanello resetta. Cos'è in e out? Si può entrare? No, è un buco nel quale può entrare un mouse. Anzi, mice, quindi i topi. Ok, è un buco dal quale escono i topi. I topi ruoteranno di 90 gradi quando collidono con i blocchi. Ok. I cittadini devono pigiare i blocchi per far entrare i topi nel buco. Usa la campanella per resettare. Il topo come esce con questo tasto, immagino, vero? Eh sì. Fino alla tanto. Topo? Cioè, sì. Cioè, decidi se. Sorry. Prima mi hai detto sì, ma poi l'hai fatto tutto. Vai. Oh, scusa Chris, potresti occuparti di quei topi in qualche modo? Forse puoi farli entrare di nuovo nell'altro buco della loro casa? Ma noi. La stanza dei topi fastidiosi. Anzi, del topo fastidioso. Vabbè, è abbastanza banale, spingi in giù. No, aspetta. Ok. Così? No. E tu spingi in giù. Non ti ho detto spingere in giù fino in fondo. Spingere in giù di uno e poi uno a destra. Ah, vabbè, sì, effettivamente è una cazzata. Sì. Ah, sembra che tu sia riuscito a occupartene. Aiuto. Oh, no, ce l'ho. Scusa. Ho sbloccato il mouse. Di lato, che non so come sia fisicamente possibile, ma appena, no problem. Ok, e una volta. Ah, adesso il buco è vuoto. E cosa ci abbiamo guadagnato? Che li hai messi lì? Tendenzialmente. Ah, no, vabbè, ci hai guadagnato che era un passaggio obbligato quello. Quindi, comunque, Noel si sarebbe spaventato. Certo. Se avresti più andato avanti, devi farlo per forza. Sì, un puzzle alla Ruscardo, sono d'accordo. Che succede? Che stiamo facendo? È la prima lotta di Noel. Allora, ok, può fare anche lei attacchi X. Proverei a farlo. Ma cosa mi stai dicendo di fare? Azioni? Qualcuno può spiegarmi cosa succede? Oh, cavolo, è la tua prima battaglia? Beh, sì. Oh, diamine. Tu e Viro Kun spiegate come funzionano le battaglie a Noel. Molto gentili, grazie. Ah, ho capito, è un po' come Dragon Blazers. E quindi se noi siamo gentili con te possiamo vincere attraverso la pietà? Sì. E il modo in cui io dovrei farlo è vestirmi con un costume strano? Sì. Ok. Perché è vero, perché diventano dottori adesso. Tu e Noelle avete mostrato a Viro Kun come prendersi cura di sé. Bene, figo. Anzi, come prendersi cura di lui, per la precisione. Viro Kun sta bene. Ok, sparrino. Hai vinto. Dragon Blazers esiste e uscirà tra un anno? Ah, non lo sapevo. Penso. Cosa sono? Aghi. Sono siringhe. Ambulances. Ok, sono ambulanze, ok. È un gioco di parole con ambulanze, ma che cosa dovrebbero essere? Tipo antivirus? Sentiamo subito l'ambulance. Hospitality. No, prima ceccherini. Se non trova un problema, lo crea.
Dove c'è un Wii, c'è un Wu. Eh? Aia. Non so se sia un gioco con il suono. Nino, dove c'è un Ni, c'è un No, capito. Diciamo. Ok, non l'ho merzata per niente perché ho fatto appunto il ceccherino. Noel si comporta bene davanti alle ambulanze. Gli alieni non sono spaventosi, la medicina è importante, sai? Beh, lei poverina, c'è anche il papà malato. Eh sì. Questa ragazza è così dolce, ha tutto. Oddio! Sì, comunque sono proprio le ambulanze che fanno Nino Ninolli. I Nino Ninotti. Ok. Oh, che carina. Sì. Qui c'è un tale. Cerca le porte se vuoi. Ok, sì. C'è Coserebi. Cosa serve? Guarda, qui c'è scritto Luke. Questa è la porta. Non ci credo. Cammino così. Noi siamo gli Edisons. Ah, perché come ads. Tutto ciò che facciamo è fare pubblicità. Questa anche è una pubblicità. Perché è una pubblicità alle pubblicità, ovvero 9,99€ per farsi pubblicità. Grazie a Xone 22 Pogo che ci raida. Thank grazie you. Mille, benvenuti, stiamo giocando a Deltarune. Non ti piacciono le pubblicità? E allora puoi bloccarle per $9.99. Hai cambiato idea? Fate tornare indietro per $9.99. Chissà se il fatto che faccia riferimento ai dollari è un errore di scrittura o il fatto che essendo un oggetto che prende le informazioni dal mondo reale computa in dollari e non in dark dollars. Può essere. Ti torna? No? Più cioè... che altro perché non puoi farlo. Eh sì. Esatto, non è un'azione che puoi fare in questo mondo. Possiamo andare giù. Ah, questo è un altro Addison. Non ti piacciono le pubblicità? Puoi bloccarle per $9. Hai cambiato idea? Puoi farle tornare per $9.99. Quindi sono due gli Addisons. Possiamo andare in zoo. Anche a sinistra. Molto segreta quella strada a sinistra. Lì, sopra, destra. Un buco a caso. Worthino però. Sì, un buco a caso, però worth trying. Io andrei a sinistra, è bella segreta, eh. Cioè, non la vedi, secondo me. Ok, regina numero uno. Ah, la regina dice che vuole che anche io sia felice, però... Cioè, vuole che io sia felice, però... Perché dovrei voler mangiare come si dice casserole? Una pentola, insomma, fatta di cavi. Quindi riempita di cavi. Il rito per renderti uno schiavo volontariamente è mangiarti i cavi. Beh, non avendo una presa. Sì. Perché io non posso semplicemente rifiutare? Casseruola, dicono. Beh, sì. A volte ho come l'impressione che Chris e papà siano gli unici a cui riesco a dire di no. Perché Chris? No. È un poster del prodotto di pulizie targato Regina. Non ho idea di che cosa faccia sta roba, questo è lo slogan. Un fiocco rosa. Nelle armature. Vediamo subito a chi può star bene addosso. Direi Noella, a giudicare anche da quello che rappresenta lo strumento. La Royal Pin potremmo cambiarla col... Oh, Grace Area. Aggiunge l'effetto Grace Area. Aumenta il range di grazing. Non è male per niente, questo dobbiamo ammetterla. Sì, sì. Facciamo set Grace Time, Grace Area, direi. Tutta la vita. E io? Ciao ciao! Un po' di hospitality. Tutto il giorno è Nino. Infatti ora appare un doppio confine accanto al cuore. Vabbè, Sperropoli e Sperropoli. 3 e 4, finiti. Anche loro. Dovremmo dare un'occhiata al prossimo salvataggio quanto devi abbiamo... sentire Lens. A quanto... Bravissima, brava. Deve entrare nella nostra routine proprio. Entriamo nella mappa, Lancer. Niente. Tanto ci vuole un cazzo. Andiamo prima giù.
mi sa molto meno di... è cambiato comunque, gli ads cambiano. Qui prima c'era Luke e invece Luke adesso è qua. Anche credo siano prima, random. Anche prima c'era un secondo Luke comunque. Sì, però sono random. Yeah. Non so se ce n'è uno raro. Vedi, Luke. Bye. Deals. Bye. Ad. Bye. Penso siano finiti. Però sai mai che c'è quello rarissimo. Basta. Sembrerebbe un avanti. Andiamo su. Sì, sono d'accordo. Via. No, ma che carini loro che si stanno prendendo lo gelato. Susy, è proprio lì. Ma io non ho il coraggio di dire niente. Chi è la persona che è con lei? Grazie Mike della sub. Noel Major tutto. Thank you. Stanno mangiando zucchero filato, perdonatemi, non gelato. Sembra un po' come... Ah, stanno guardando di qua. Andiamo. Ma come andiamo? Sembra un po' come... Cosa? Stava per dire. Ah, ok, pensavo... Sei, sembra un po' come... Asriel. Allora, vedi che lo riconoscono. Non è un'impressione nostra, è uguale a Asriel anche di questo mondo. Lo stava per dire. E mi sono perso perché... avevo detto gelato, invece è uno zucchero filato, quindi madness perché... Sì, ah sì, no, sì. È uno zucchero filato. Lei lo conosce, il suo vicino di casa, assolutamente. Grazie a CG Ass che sia buona per l'ottavo mese. Per dimostrarvi che non me la sono assolutamente presa per non aver vinto nel contest degli Slim Dogs, rieccomi a subare su questo canale superficiale e privo di contenuti. Scherzi a parte, non vedo l'ora di vedere cosa ne tirerete fuori. In bocca al lupo. Abbiamo fatto oggi una chiamata, sta venendo una figata. Io CG Ass, te l'ho detto, il mio... preferito era il tuo script, però poi nel modo in cui te l'eri immaginato era davvero difficile da rendere con un budget limitato, comunque come sarà quello dello short movie. Peccato, io mi ero flashato della roba sul tuo... Poi magari un giorno mi permetteranno di rifare un corto come mi ero immaginato la tua logline. Secondo me sarebbe venuta fuori una cosa figa. Comunque sì, lo stava per dire. E quindi c'è roba grossa in questo capitolo, ragazzi. Assolutamente, secondo me, Retard, hai ragione. Lei crederà che stiano insieme Ralsei e Susy. E quindi si... Ah, ok. Non è che c'è una macchina segreta qui, eh? Che puoi fermare per interactare. No. Tutto uguale. L'altra Edison, ci abbiamo già parlato prima, sì. Dice sempre blocca le pubblicità per $9, riattivale per $9. Oh fuck. Dai. Per tornare indietro. Da quando tutti quanti sono attaccati ai cavi sono molto più cortesi. È bello. Non riesco neanche a attraversare una volta la strada senza venir preso a calci in culo. Amo la città. Grazie mille a Inno che sia buona per il quarto mese. Non vedo l'ora di vedere come reagirete al resto di questo gran bel capitolo. Grandissimi ragazzi. Grazie mille. Le porte le abbiamo cercate finora. C'erano porte negli attraversamenti. Non penso proprio. Però io le cerco perché quello è il tipico segreto. Sarò influenzato da Dark Souls, ma per me è il tipico segreto pazzo. Ok, non c'è. No porte. Vabbè. No bello. Quasi però. Porta. I Viro Viro Kun li abbiamo già reclutati, credo. Sì. Mentre loro no. Loro ne manca uno. No, forse sì. Con l'ultima lotta ne abbiamo reclutati. Perché non ha senso cercare le lotte in quanto non expiamo. Quindi ti una volta... solo se bisogna soldi. Capito? Oddio, è vero, però i soldi li fai. No, allora soldi. Facciamole tutte almeno una volta. C'hai ragione, i soldi si farmano. Poi sono cure per i boss segreti. Fanculo. Lei
Lancer l'abbiamo interrogato prima, quando siamo arrivati nella zona con gli Ad. Ora, visto che... Sì, avremmo dovuto fare il Lancer all'attraversamento, però mi sembra di capire che non Fasi per le mappe, ma Fasa per le cose importanti che succedono. Secondo me Fasa ha i salvataggi. No, ho fatto Take Care X, sono un coglione. Devo fare Take Care e basta. Sarebbe il caso anche di dare una curetta, eh. Mi faccio fare un altro attacco perché almeno tiro sul team senza... Minchia, 32 TP, fa con 16 se non sbaglio, era al 6. È stronzetto questo attacco di merda, eh. Però aspetta, così attacca prima Franco. Mi voglio curare senza usare oggetti, capito? Cazzo, quanto cura. La gentilezza è contagiosa. No. Eh no, la chiudo full vita stavolta, che cazzo. Ok, questo dovrebbe essere semplice da evitare. Bella lì. Questa porta ne hai già fatte queste. Anche qui. Ah, ok. Quella. Qual è? Quella sotto. No. Abbiamo due strade. Tre. Oddio, 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 oddio. Ho premuto il tasto sbagliato. Credo clip. Che ti abbia detto che è un cartellone che serve per fare le foto. Ah. Il secondo dialogo era lei che diceva gosh e basta. Ah, ok, ok, perfetto. Il primo era, se non ho visto male, fra parentesi. E quindi era semplicemente la descrizione dell'oggetto. Ok. Che immagino dicesse è un cartellone per farsi le foto, perché è quello. E ha senso con lei che dice fa sembrare quelli fatti al festival come se fossero dei giocattoli, nel senso questo è fighissimo. E quegli altri erano un po' pezzotti. Credo. Mi chiedo se Susie vorrebbe... Farsi una foto con me, immagino. Foto, sì. Oh, ma chi prendo in giro? Ah, non, lei parlava proprio del usare la ruota panoramica, okay, in questo caso. Io le direi, Susie lo farebbe. Cioè, noi sappiamo che Susie ha... Sì, parlano della ruota e non del cartello, sicuramente. A questo punto, ma sti cazzi. Io le risponderei, Susie vorrebbe venirci con te, perché lo sappiamo. Non ha nessun senso metterci in mezzo a loro. Infatti. Anche perché Chris non ha interesse in niente, e quindi l'unico vero interessato è nostro, cioè noi. E noi non abbiamo in questo momento sinceri interessi la di romance. La spalla che Susie si merita, dai. Sono d'accordo. Davvero? Davvero lo pensi? Ah, e se me lo dice l'esperto di Susie, che è Chris, l'esperto, grazie mille. L'esperto di Susie. E Chris, come hai fatto a diventare l'esperto di Susie? È una pubblicità. È una pubblicità. Io l'avevo interpretata come un cartellone, perché vanno comunque un po'. Sì, no, poteva essere un cartellone le cose per le foto. Ti metti qui, fai la foto. Ci ho visto una panchina davanti. Allora, abbiamo tante strade da qui veniamo, ma abbiamo il su, il desutra, il giù. Farei il giù. Sì, sì. Eh? Lo scegli giù. Topini? No, ok. Sembra proprio sembra che tu debba tenerlo premuto. Sta città è ferma, no? No, e hai bisogno di avere più gente in parte. Ah, ok. Banalmente, ci arriva da sola. Chris, tu continua a rimanere lì. Io mi aspettavo che fosse un ci devi tornare quando sei in 3 o in 4, perché la fila ti permette di arrivare... Certo, all'altro. Ok, adesso puoi venire qui. Che okay, banalmente. Grande lavoro di squadra. Fai lo scherzone. Molta paura di cercare Noel e Susie su Google, immagino. Ah, anche io. Ridere. Ti sei perso nell'arte del fatto a mano. Del realizzare le scatole. Va bene. Non ho capito. No, questo è l'avanti. Chris, è la regina. È proprio lì. Tutte le strade. Con che precisione. Puoi distrarle in qualche modo? Cazzo. E mo? Mo torneremo indietro dopo, cioè. Non penso che ci chiuda per sempre. Spero la di strada. No. Secondo me no, dai. Oh!
Lo Mao. Che bello il Mao. Stai qui. Lo Mao. Scusa Chris, mentre cercavo Noel... mi sono bevuta 4 di questi. Per tutte le età. Dei bei bicchieri di acido di batteria. Lo Mao. Lo Mao. Non preoccuparti, quello era il mio tirare i bicchieri a terra, è tutto a posto, è sicuro. Guarda, Chris. Cosa stai dicendo? Come lo traduco? Non ne so, perché poi rima Chris Cross Apple Sauce, però... Sì, è ubriaca, quindi sta dicendo cazzate. Sì, sì. È tipo... Chris, guarda, succo di piss. Ma che cazzo ne so, però. Adesso che siamo dei compagni di tregua, sento che siamo sullo stesso piano. Grazie a Chris Carmaita, che si è buona per la prima volta. Sì, siamo sulla stessa lunghezza d'onda matematica. Sì, tu mi capisci, Chris. Dara, come fai a essere la cattiva di questa di questo capitolo? Non fai cose impossibili come avere opinioni. Ma poi guarda, con la mano nella faccia. O urlare quando ti catturo. O comunicarmi terribili piani per un parco giochi a tema ragazzi intelligenti. Questo è Birdie di merda. Il pugnetto da vecchia, bro. Mi fa troppo ridere. 4 pixel in croce. Quanto riescono ad avere carattere. Non riesco a capacitarmene. Perché sono tutti così ingrati. La Mao. Questo era il mio bicchiere pericolosissimo. Scusa. Chris. Voglio far semplicemente divertire tutti. Comunque posso dirvi una cosa? Visto il parco giochi, il roller coaster, lei è il computer dei giochi della sala. Sì. E non riesce più a far divertire nessuno, e questo è il punto. Lei, ora ho capito, lei ha potere quando internet va giù, non per le ricerche, ma perché è un computer divertente, con i giochi preinstallati del cazzo, laddove... Con internet attivo la gente si scarica la roba figa. Certo. E invece lei è... Raga, è davvero questo momento parla a chi è della nostra generazione e ha passato Madonna, sì. a giocare... ha passato parte del suo tempo a giocare a campo minato, a solitario. Minchia, io ci giocavo un botto al labirinto di Windows. Io ero bravissima a campo minato. E quindi, capito, c'è il parco giochi che lei può creare con quello che è preinstallato in un computer senza internet. La prima cosa che facevo quando cambiava Windows, quando cambiava versione di Windows, provare la prima cosa che andavo a vedere era in che modo erano graficamente stati aggiornati i classici giochi di Windows. Per me è questo il punto, è per questo che lei dice voglio solo divertire le persone. Sì, sì. E cerca di assoggettare altri device per arricchire un altrimenti comunque scarno parco giochi. Mm-mm. Ancora di più ti dico che per me non riesce a essere la malvagia, perché credo che per divenire il pedone del cavaliere, del knight, tu debba essere veramente incazzato. Lei ha solo veramente voglia di far divertire gli altri. Continua a pensare che sarà... Com'è che si chiama? Birdie? Ma effettivamente è un parallelo 1-1 col primo mondo. Ci sono arrivata ora. Anche Lancer voleva... No, nel primo mondo erano tutti giocattoli. E anche qui sono tutti giochi. Noi ci siamo fatti distrarre dal discorso di device. Internet, la conoscenza, sono in libreria. Ma sono giochi abbandonati ricerca. In tutti e due i capitoli. Ma sono veramente giochi. Quindi il filo conduttore di tutti e 7 i capitoli di... Deltarune saranno giochi abbandonati. Così yes, sembra. Yes, abbiamo fatto il one for all della teoria. Io ho dato il via e tu hai fatto palla in bocca. Sì. Così sembra, sì. Toy Story meme. Sì, però è così. È probabilmente così. Cioè, dai dati che abbiamo è una ricostruzione che ha senso. Per esempio, il prossimo capitolo potrebbero essere console abbandonate, visto che abbiamo la console sotto il letto che è sparita, no? Sì, sì. Negozio di retro gaming.
giochi abbandonati. No, beh, Ferdi, Virocoon è un virus, il pop-up e le task sono tutti però pezzi di un computer. Sì, ok, i Dust Bunny non sono giochi, capito? Però sono elementi che trovi nella stanza di un bambino. No, per me è... Esatto, per esempio, Enesimo Bardo scrive le biglie, tutte robe che oggi non si usano più. Che poi non devono essere necessariamente giochi che non si usano, ma anche giochi dimenticati in stanze abbandonate. Sì, sì. Potrebbe essere anche la stanza di un bimbo chiusa a chiave per mille motivi, mm-hmm, e che prende vita per la fontana. Potrebbe anche essere cose di intrattenimento che non si usano più, cioè per quanto ne sai il prossimo capitolo potrebbe essere ambientato in un negozio di CD di musica. Chi li ha più i CD? Certo. E per le AD il punto non è che questo computer non ha internet, l'ho appena detto. Era la nostra vecchia teoria. Lei diventa forte perché un computer senza internet, con tante applicazioni preinstallate, è più dotto di un computer senza rete. Il punto è che è un computer vecchio, non ci puoi installare sopra roba grossa, con o senza internet. Ma senza internet, siccome ormai ci sono tantissimi giochi che vanno online e il controllo verifica ID di Steam e quant'altro, un computer che funziona e che non richiede l'accesso a internet per far partire i giochi diventa potente. Capito? Non è questione di non può andare su internet. Anche questo PC poteva andare su internet. Che cazzo, è un computer vecchio, ma la presa LAN ce l'avrà avuta. Anche i computer vecchi si connettevano a internet in connessioni ovviamente ormai cadute in disuso, con connessioni vetuste. Il punto è che in assenza di internet riesce più o meno a parificare il divertimento che altri computer forniscono. E certo, mi potreste dire voi, ma ci sono anche giochi offline che vanno, certamente, ma ora non credo che Toby Fox voglia replicare una trama che uno a uno è realistica, se no uno potrebbe dire ma perché la stanza dei giochi della scuola è rimasta chiusa per tutto il suo tempo. Il punto è, credo che il parallelismo sia questo: lei è un computer dei giochi, cioè un computer di una biblioteca che viene usata dai bambini per giocare, perché come quello che facevamo tutti, che con internet viene snobbato, torna in auge ora che non funziona più internet, tant'è vero che è la prima reazione di Susie. Entriamo nella sala computer per giocare e poi invece c'è la fountain e quindi si buttano. Sono ancora in crisi social, lol. Ancora? Comunque, se divento una villain per raggiungere questo obiettivo, è sbagliato. Problema? Grazie a Vice Views che si abbona per il secondo mese. È ancora tutto giù. Madonna, ragazzi, assurdo. E credo sia il down dei social più lungo della storia. No, non credo. No? Cioè, allora, aspetta, tutti contemporanei così? Forse sì. Singolarmente mi sa che tipo WhatsApp è riuscito già a superare una cosa del genere. Comunque, è tutto ok. Non devi rispondermi. XD. Perché sbaglieresti? Sopravvivono Twitter e Telegram. Bella. Ma Chris, sì, mentre siamo ancora in tregua, magari potremmo trarne il massimo vantaggio. Si rigioca? Ah, potremmo giocare di nuovo a quel gioco. Non è stato divertente, Chris? Vedi, lei vuole solo farti giocare. Sì, sì. È così, ragazzi, secondo me ci abbiamo dato. Poi non sono necessariamente giochi, te l'ho detto, io mi aspetto che sia genericamente cose che ti intrattengono. Passare del tempo su quel computer, sì. Esatto, sì, 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 sono d'accordo. È per quello che appunto magari potrebbe esserci un capitolo, io me l'aspetto, con i CD musicali, cioè basato sulla musica e sui device che usavi per ascoltare musica che non più. Per esempio, il fatto che la musica sia bandita potrebbe farci presupporre che il computer non abbia realmente quelle casse, quindi non vuole che si riproduca musica. Che non abbia le casse, perché non ce le ha. In libreria, cioè in biblioteca. Che quindi ci sta, assolutamente, un monitor senza audio. Quindi musica è vietata. E non puoi farli, non la posso fare. C'è solo noise, cioè il rumore della macchina. Comunque possiamo giocare e nessuno si deve mettere in mezzo. È una statua di lui con le mutande con su scritto IQ e le Crocs. E le Crocs. Cioè, la cosa che più mi disturba sono le Crocs. E la regina che proprio si dondola sui suoi bicipiti incredibili. E le Crocs.
e le Crocs. Regina, l'ho cercata dappertutto per farle vedere questo. Un monumento che glorifichi la nostra grandezza. Insieme. Oh. Ah. Come la metto? È molto intelligente. M'intendo. Però vedi, non è mai scortese. Non se la sente di essere scortese con un lucente, che comunque vuole rendere felice. Semplicemente è infastidita da lui. Sei così intelligente. Amo tollerarti. Sapevo che saresti stata incantata da questa statua. Hai davvero un gusto incredibile. Vuoi l'ultimo nugget? Per se vuoi tu. Voglio. Questa è senape piccante, questa è salsa al mango. Zenape. Veramente sono fighissime. Non sapevo che tu avessi i capezzoli. Ah, sì. Li avrò presto, nel nostro mondo ideale. Lui desidera i capezzoli. Ok. Chris, sentiti libero di ammirare la nostra capacità scultorea. La regina e io abbiamo dei piani da escogitare. Sì, veramente bellissimo. Non vedo l'ora. Sì, di metterli in atto. Sì. Andiamo, Bargli. Cosa? Vai, sono proprio dietro di te. Lying. Adesso abbasserò proceduralmente il volume della mia voce. Scusami, Chris, devo attabbare. Wow, bella faccia. Sembra che il mio travestimento abbia funzionato. È un po' scemo, però è meglio che nascondersi. Allora, andiamo, Chris. Dove va? Dove ti incidete? Forella. No, hell. Mi sono appena accorta che non riesco a vedere niente. Credo che cercherà di non usarlo, a meno che non sia costretta a farlo. Ok, adesso andiamo davvero. Grazie, Noel. È andata a sbattere contro i bicipiti e i capezzoli di Birdly. Bargli, come ha chiamato lei? Sbilly Bong. Proprio me. Sninny Fock. Porta. Un altro Hudson. Oh, due giovani in una notte... post scuola? No, una school night penso che sia un giorno feriale. Ah, un giorno feriale. Cioè una notte durante la settimana. Vi possono interessare per caso scarpe da appuntamento? No, hai capito male. Chris e io siamo solo amici. Chris è il mio vicino da sempre. E abbiamo attraversato un sacco di... cioè, siamo... sì, con cazzo succede? Ne abbiamo passate un sacco. A volte è quasi come se ci conoscessimo meglio di chiunque altro. Eppure è un po' difficile dire che siamo, nello specifico, amici. Credo che proprio questo sia il momento in cui decidiamo se Chris è se Noelle è la romance di Chris o di Susie, ma per me è Susie 100%, non abbiamo mai avuto avvisaglie del genere. Loro sono Chris vicini. È romantico. Anche secondo me. Vabbè, ma Chris non è Chris, siamo noi. È una decisione nostra. Chris, Chris non so neanche se è propriamente umano. Cioè, per me Chris è un mostro e basta, ma non inteso come mostro all'Undertale, è proprio una bestia satanica. Quindi secondo me... Giuseppe? Ok. Aspetta. Perfetto. Io direi we're friends.
Assolutamente, we're friends. Sì, siamo amici. È sorprendentemente carino sentire Chris che dice una cosa del genere. Perdonami, No, vai tranquillo, ho visto. Ah, voi due non sembrate stare insieme. Possono per caso interessarvi scarpe da divorzio? Come sono le scarpe da divorzio? Comode, immagino. Come? Scappare. È giusto. Adesso su. Ma che cazzo è quella roba? Ok, avete qualche modo per affrontare il terrore esistenziale? Chiedo per un amico. Un amico che suona e sembra come me. Parlano di me. Veramente chiedeva per un amico, quindi. Ok. Ok, non cambia niente. E se rimane... Non può rimanere Noelle lì. Niente. Abbiamo qualche oggetto che... Non penso... Facciamo una controllatina di Lancer. Quella statua dorata... Potrebbe essere per caso la tecnica illusoria del capezzolo? Ok, quindi forse i suoi cosi cambiano a seconda della storia. Delle interazioni particolari con la storia, ti direi. Più che con il luogo. No, infatti, ma te l'avevo già detto prima. Vabbè, e quindi nulla. Possiamo andare. Porta ceccata. Sopra? Dove siamo stati? Ah, perdonami. Floppy di scopoli. Scusami. Mi sono persa un attimo dietro le pronunce. No, grazie, no, no, ma per... ragazzi, ho capito che è un floppy e perché la porta ha l'immagine del floppy. Vorrei solo capire se è possibile interactare, ma non credo. Ok, ovviamente mod ci dovete dire voi, quando fermarci. Fate i sabaku della situazione. Che cos'è questo? Chris, potresti andare avanti e smettere di guardarla? Ti sei perso nell'arte scultorea. Perché dobbiamo guardarla due volte? C'è così tanto da guardare. Chris? È veramente un gran capolavoro. Quale parte stai guardando? I capezzoli. Se dico che mi piace, allora smetterai di guardarla? Ehi, questa non è forse veramente una bella statua? Questa statua fa cagare. Chris! Non c'è motivo di guardarla ancora. No, ti prego, devi continuare per sempre. Guardaci da dietro. O prima o poi qualcuno saprirà. Ok, non c'è motivo di guardare. Ragazzi, comunque oggi i dialoghi facevano spaccare. Sì. Cioè, è spesso divertente il gioco, ma oggi faceva veramente spaccare. Quanto ancora vogliamo giocare? Una mezz'oretta? Questo oggetto è quello con più interazioni uniche di tutto Deltarun. Beh, si vede. Sì, io direi non di più. Cioè, contando che sono 2 ore e 40 di live adesso, ma abbiamo fatto 40 minuti di introduzione, tra mezz'oretta. Giuliano, sia buona per il 17° mese, grazie mille, grazie. Ehi, come va? Stiamo facendo un po' di soldi extra vendendo in città. Dobbiamo fare soldi in qualche modo, dobbiamo comprare nuove attrezzature. Io voglio essere una macchina. Bravo, KK. Sì, giusto, dobbiamo trovare un modo per spostarci. Li adoro. Okay, sti bagel sottanto. Vuoi dei bagel? Beh, io li prendo. Però lo sta mettendo nello storage. Vabbè, che va bene,
Ora, vediamo se abbiamo delle cure. Però non possiamo storarle le cure. Cioè, possiamo solo usarle. Vabbè, allora non compro niente in realtà. Ti è piaciuta la grande statua? E quindi non era Rulskard. Altolocato che parla in maniera strana, era lui. Era Birdly. E stavano lavorando alla statua. Fuck. Ok. Sì, ci sono avuti un sacco di rottami. L'altro lavoro che abbiamo fatto era meglio. Era grande. Vi spaccherà la testa. Sì, era proprio grande. Ok, ne ho comunque fatto un altro. Però secondo me il progetto di cui parlavano era questo. Non era Rulskard. Sì, sì. Ok. E con lui ci ho parlato? No, ok, con lui è Tulk, aspetta. Ok. E chi è questa ragazzina? Lasciala stare, Cap. Belle antenne che hai là sopra. Quelle sono corna, Cap. Dai, dai, cantiamole una canzone. Che è una renna. E si chiama Noel, minchia. Vuol dire Natale. Guarda Ferdi. Ma tu immaginati, cioè tu immaginati lui che fa la Fortnite dance, ma sulla canzone di Natale quanto cazzo è Chad. È proprio la backpack dance. Musica energetica esce fuori dalle scatole. Mi raccomando, attento ad sì, sei riempito dal potere dei bagel musicali. Ma il salvataggio di storage l'hai tenuto nel posto 2? Nel 2, così almeno. Bravissimo. Era quello del 2, no? Grazie a It's Faraday Bro che si abbona per il quarto mese. Grazie mille. Sì, l'ultimo fatto. È l'ultimo fatto. Perché 1163 contro 1146. Vi torna, ragazzi? Chiedo per sicurezza perché non si sa mai. Ragazzi, 21 sub alle 700. Se volete aiutarci a raggiungere il sub goal, potete subarvi Prime gratuitamente. Passate il mouse sul video dello streaming. Se vi esce un tasto con su scritto Free Sub Ready, lo cliccate, siete dei nostri. Altrimenti, tier 1. Altrimenti, sub regalo. Ok, il 2 non lo. Che cazzo vuoi? Ah, ok, si overwrite. Sì, sì, assolutamente. Fatto. Sì, tutto giusto. Grazie Alessandro Trezza che regala. Anzi no, che si subba per il 10° mese. Grazie. Grazie mille. Cosa no? Era giusto. Era giusto, ragazzi, cosa no? Ok. Oh fuck. Allora, ora si può far giù. Si può far sinistra. Oh mamma. Tra l'altro sta partendo un altro hype train. Intanto meno 20 subs. E vabbè, andiamo prima di qua. Le porte? Le porte le ho già cercate tutte, ma ricontrollo. C'è Cos'erebi. C'è Cos'erebi. C'è Cos'erebi. Allora, possiamo andare tutto destra. Questo è il più caldo negozio di tè. 50% di sconto? Per $100 grazie a Jack che si abbona per il quarto mese, 4 mesi di sub buttata in questo canale che porta contenuti ripetitivi e senza lore. F. Scegli il tuo gusto. E compriamolo, dai. Ok. Scegli il tuo gusto personale. Chris. Ok, ecco qua. Il tè Chris è stato inserito nel tuo inventario. Prendi anche quello di me. Infatti. Grazie a Lele che si abbona per il quarto mese, grazie mille, meno 18. Cioè, tanto alla fine $200 sono un cazzo. Un encounter, sono d'accordo. Quindi. Bella lì, l'abbiamo preso, non si sa mai. Allora, vai a vedere cos'è. Ce l'hai qua dietro il salvataggio. Ah, è vero, perché lo storage è interattabile da qui. Grazie a Marrix che si abbona per il quarto mese, DS2 all over again. Eh sì, storage. Allora, vediamo che cos'è. Possiamo intanto togliere il Dark Burger. Ok, è il tuo tè. Infatti l'etichetta del dice sapore dice Chris. E qui dice soltanto Noel. Non sembra avere effetti, lo lascerei qui. Cambiamo invece la cura con il CD Bagel. 50 HP, un altro CD Bagel.
Light Candy 150 HP. Beh, se potresti anche toglierli direttamente. Sì, esatto. E aspettiamo di libero spazio così. Che è intelligente come cosa, un po' management all'Earthbound, ragazzi. Tension Beat che cos'è? Aumenta 32 TP, il 32% dei TP in battaglia, è molto forte. Double Dark Burger l'abbiamo fatto dal fabbro, quindi secondo me tanta roba. Beh, se ti porto io due turni basta, però forse possiamo togliere un CD Bagel, però è una cura, cioè che cazzo serve l'inventare. Oh, aspetta, questa Dark Candy fa schifo. Ok. Dai. È qui invece. Tra l'altro Light Candy cura un sacco, mentre la Dark Candy fa schifo. Light Dark. Salvo. Fatto sto managementino, salvo. Il prossimo salvataggio è un buon punto per fermarsi, perfetto. Okay. Xino, ho già fatto, ragazzi, lo so, però. Andrei dopo nella strada che ha il nemico, perché penso sia Storiopoli. Benvenuto al Cyber Shoes 2. Scarpe in regalo. Ne vuoi una? Sì. Cosa? Hai una piccola scarpa con dentro uno spazzolino? No, con un stuzzicadenti che lo attraversa, perché è il modo in cui ti danno i sample del cibo. Gli stuzzichini. Ma certo, no? ma che cazzo. Ma me l'ha data davvero o no? Wow, grazie per il sample gratuito. Non avrei potuto mangiare di più, perché era minuscolo, quindi. E quindi niente, non è un vero oggetto, però. No, sarei preso Lancer. Fammi un altro. Secondo me se continui sblocchi qualcosa. Anche secondo me, cioè le finirà prima o poi, no? No. Vediamo, diciamogli di no. Non diventerai mai più forte senza la tua dose giornaliera di scarpe. No, mi sa che non. Si esplode Lancer, ragazzi. Qui? Ma. Passano solo. Non capivo. Che carino. Ok, quindi abbiamo due strade, no, una sola. Un sacco di porte. Ok, una treasure box. Quindi abbiamo preso la strada giusta per l'extrino. Viro viro con take care. Let's go. Povera Noelle, sbadatissimo. Poggo loco. Vabbè, sperrino doppio. E gug. I viro viro kun, ricordiamocelo, non sono più obbligatori. Hai aperto la cassaforte. Dentro c'è una bounce blade. E in realtà le weapon le lasciamo lì dove sono. A meno che non diano effetti secondari. Vediamo un po'. Difesa, oddio, allora sì. Ci conviene perché dà difesa. Pino danno le porte. Cazzo. Xo. Xo, che poi è Zeto qui, però è uguale. Dark Souls 2 li scopri così i segreti, Xando. Chonk chonk. Lei può spostare. Esatto, sì, lei è finita, questa battaglia è finita ancora prima di cominciare. Perché faccio, ah no, non c'è TP. Prossima. Sono stronzo. Ma hai preso TP in automatico prima di entrare in fight? Col defensio. Se ti difendi, li prendi, vedi? Srip misto. Ah, questi mancavano. Bella. Sì, comunque $200 non so un cazzo. Oh, ragazzi, se non ce n'è una che si apre, denunciamo Toby Fox, sono d'accordo. Che cazzo è sta roba? Anche mappa gigantesca, Negozio di vestiti qui. Saldi, saldi. Vendiamo questo oggetto al 75% di sconto. Solo 300 dark dollars. Questo dark dollars. Vabbè, sì. Oh, sì, è un piacere fare affari con te. Fare business with you. Okay, armature. Vediamo un po'. Che cosa è? Manichino. È un manichino con gli indumenti permanentemente cuciti addosso. Non serve un cazzo. Però da abilità, punto interrogativo. Però cosa tolgo? Beh, non c'ha uno slot lì, c'è scritto no ability. Scusa. Nel senso che può avere due abilità con un solo strumento, ma no.
E poi tra l'altro lo può indossare solamente... Aspetta, ma gliel'ho dato il manichino, sono un coglione, aspetta. È scammatissima, ragazzi. Però dà effettivamente l'abilità punto interrogativo, andrebbe provata. Lei non lo può indossare e si chiede perché cazzo ha speso $300 su sta roba. Manichino. Mi toglie difesa e mi toglie cuteness. Vogliamo provarlo? Se la metti a posto il white ribbon? È l'unica cosa che posso fare, togliendo difesa e cuteness. Quanto difesa ti toglie? 2. Non è poco. Però proviamolo in un incontro, vediamo se succede qualcosa. Secondo me mi ha fatto buttare $300 e va bene, fanculo, tanto sono 2 incontri. Il punto è, fa qualcosa? È un segreto? Ti devi fidare di lui? Perché dà comunque un'abilità, che è punto interrogativo. Ok, questo è l'inizio. Quindi in realtà non ci sono altre strade. Questo è il giù, qui si connette alla treasure box. Qui l'Xino l'ho fatto. I veri vet si equipaggiano il manichino, sono d'accordo ragazzi. Qui si può andare a destra e di sopra invece si torna indietro, giusto? Allora a posto, possiamo solo andare avanti. Stop ga. Chissà perché c'è l'icona di un gatto continuamente, non abbiamo mai visto gatti, vero? Stop ga. No, io non mi faccio fottere. Secondo me qua c'è qualcosa. Infatti. Però aspetta, a questo punto è sopra? Cioè sopra che cosa c'è? Ah, niente. No, sopra. Sono 3 strade. Sono 3 strade. C'è una porta. X pazzo. Ok, no. E io andrei prima giù. Però è dove nessuno andrebbe. Su. Questa qui? Ah, ok, così, ho capito. Così. Sì. Fuck, ci ho creduto per un attimo. Andiamo io. Vabbè. Vabbè, niente succede, però. Prova comunque ad andare su a destra. Ah, ok, vuoi fare prima questa su? Ma non è quella più banale? No. Ah, ok. E se rimani là? Ok. Io proverei ad andare, grazie a Descallo dei 100 pizzini, proverei ad andare tutto giù. È la strada più pericolosa, no? Non ci andresti mai, anche perché non è semplice. Fatti... sì, lo stop. Ho perso un po' di tempo, speriamo di farcela. Non penso. Vabbè, intanto torni al coso di mezzo, in caso. Vai giù, non provi? Ah, ancora più giù. Anche perché, tra l'altro, che cazzo ci faccio qua? Cioè, qua muoio. Okay. Aspetta. Provo a fermare senza le macchine in mezzo alle palle. 3, 2, non c'è niente. 1. Emo? Da qui non ci passi, devi passare sopra. O devi fermare tutti e due e poi scendere. Ma ce la fai? Non penso. Però dura 9 secondi. Quindi fai 1. No, aspetta. 1. No, deve fare per ultimo quello, mi sa. Aspetta. Questo secondo me è un segreto grosso, ragazzi. Secondo me è solo un modo per andare avanti. E sopra? Però mi sembra l'unica strada. Secondo me è semplicemente un puzzle. Oh no! Non sono un puzzle, perché sennò non puoi andare da nessuna parte. Ok, ok. Però comunque prova a guardare anche sopra. Adesso invece di finire il puzzle? Ok. Cioè se te vai adesso di qua cosa c'è? Niente, non puoi andare avanti. Ok, quindi vedi che è l'unico modo. Hai ragione. Però prova a fare al contrario, prova a venire sopra, magari è più semplice. Certo. Sì, è la stessa cosa effettivamente, hai ragione, niente segreto per noi. Anche, credo che sia meno strada andare su. Sicuramente. E fin qui. Oh porca puttana. E adesso però proviamo a... Adesso ti esplori questo lato. Allora, secondo me si può. Ma dobbiamo capire... Come funziona sto percorso del cazzo? Ok, qua è dritto. Corri, Forrest, corri. Ma non puoi correre? Sto correndo. Questo è camminare, questo è correre. Non cambia molto, purtroppo.
3, 2, 1, vado. Vabbè, il cazzo. Sto qua. Comunque, secondo me si può fare un cazzo, Ellie. Se non facendolo come lo volevo fare. Che però sarebbe un po' worth it, perché è quella più difficile. Sì, fallo. Ci proverei. Non è che ti impedisco di farlo. È che ho la sensazione che sia semplicemente il puzzle per andare avanti e che non ci sia nient'altro. Vai a fan cazzo. Dicono che puoi mettere l'autorun se vuoi. Come si mette? Penso dalle impostazioni. Puoi aprire un menu di impostazioni. Sì! Sapevo io. Dai, era troppo difficile per non avere un... Sì. Sì, godo. Sì, godo. Sì! Sì! E... sì! E ora non succede niente, spacco il monitor. Hai trovato l'unica porta sulla quale si può bussare nell'intera città. Questa è il mio orgoglio e la mia gioia. Ma noi perché ci stupiamo? Perché ci creiamo delle aspettative? Perché? Cioè, perché? You got Toby Fox. Di base, perché? Ma perché... Ah, il merda. Ah, però aspetta, sì. Civil 2 è qua. Sicuro? Oddio! Io ti denuncio, Toby Fox. Brutta merda. È un cestino. Sembra che ci sia un cuscino dentro. Però siamo stati teletrasportati in un altro posto, quindi in realtà... No, penso che sia letteralmente dove... Cioè, di qua e poi torni. Non c'era la fine della strada, cioè... Qua accanto è dove c'è la porta. La stanza nel mezzo. C'è una stanza nel mezzo. C'è una cosa che brilla. Sì. Hai trovato... Il muschio. Muschio. Ah, ok, il tuo titolo è stato aggiornato a cercatore di muschio. Perché sembri così contento? Non c'era una roba col muschio nelle prigioni del capitolo 1? È vero, c'era, sì. Sì, sì, c'era. Cos'è Marimos? Boh, la prima volta che lo sento dire. È quello che mangiavi nella prigione, ecco, sì, sì, sì. Vabbè, comunque, sembra che e altre robe sembrino carini. È un tipo di una di alga. Ma che sto dicendo? Ok, sembra che le alghe siano carine. Ma che sto dicendo? Okay. Vedi, sei esattamente dove eri. E e ora non posso più tornarci? C'è una stanza in between. No. E io? Che ci fai? Cosa? Fine dell'easter egg. Ma c'era... Si poteva andare oltre. Non credo. Dov'è che si vedeva il titolo, non me lo ricordo. Ecco qua, Moss Finder. Basic Moss Finding Abilities. Certo. Provo ad andare avanti e indietro, magari poppa. Comunque lo diceva pericolo cane. Non è che devo bussare? Magari bussando appare? Dai, ma c'era qualcosa. Sì, c'è una stanza nel mezzo, e questo si è capito. Ma vaffanculo, Noel. Ed è Marcolino, se vuoi un mini consiglio. No. Trovato tutto questo da solo. Non è che c'è un disegno... Cioè, vedi che cambiano i glitch, eh?
Nada. Secondo me c'è un modo per tornarci, perché se tu vai a oltre la macchina in realtà non ti colpisce. Ma ci riesci? E che ne so io. Poi c'è un cuscino dentro il cestino, quindi qualcuno ci dorme. Forse il cane. C'è una stanza nel mezzo, ma che vuol dire? Ma intanto non penso di poter andare più giù di così, vero? Però per la sicurezza. Tanto ci riteleporta lì. Controlliamo. No, non c'è nient'altro. Secondo me si può rientrare in qualche modo, ragazzi. C'è una stanza in between. C'è una stanza nel mezzo. Ma che vuol dire? Ecco. È il punto da cui entri. C'ero riuscita. No, aspetta, come ho fatto? È tipo il tile da cui entri. C'ero entrato, però sono uscito pensando di aver capito. Forse quando appaiono tutti e quattro i... No? Come ho fatto? In qualche modo ho fatto. Secondo me era il punto in cui mi sono... Però esco sempre dalla solita parte. Ancora in corsa. Io mi sono fatta dire perché. Ah, ok, c'è un motivo che mi sta sfuggendo, quindi. Motivo, no, non me lo dire. Semplice. Non me lo dire, non me lo dire. È scontato. È ovvio. È random. Ed è una su. Ah, boh. Ora se la becchi esci. Sicuro? Io, ragazzi, non vado via di qui. Ah, non si sa se si può rientrare? Ma io che cazzo ne sapevo. Dieci ore? Ah, è resetto. Resetto dove? Dove resetto? Oddio, qui. Dove erano i bagel? Eh sì, ma dov'ero? Avevo salvato dopo l'item management, quindi di recente in realtà. Credo ci manchi solo da riesplorare. Forse possiamo evitare di prendere il manichino. Eh no, non me la voglio. Non me la voglio. Non me la voglio perdere. Sì, sì, avevamo salvato dopo. Posto, posto, posto. Abbiamo salvato qua praticamente. Incubo. Via. Avevamo sparato qualcuno in più? Forse loro? Mi sa di sì. Non jiggle jiggle. Defensio, defensio. Loro attaccano. Mi sa che loro andavano reclutati. Scusi, come funziona nell'acta? Non lo so. Sì, era da reclutare. Posto.
Piglia di sto manichino se vuoi. Ah sì, certo, lo piglio, piglio. Aspetta, ma non ce l'ho già? No. Poppa, quanti soldi hai? No, no. Aspetta, no, non l'ho depositato, no. Ah, è lì esposto, giustamente, quindi no. Ok. Bounce Blade sotto? Bounce Blade sotto, giusto, il segreto. Vabbè, tanto si fa fast conoscendolo. Qua i tè li avevo presi, invece. Tutti e due. Lui niente. E i tè sono quelli per cui avevamo fatto storage, cioè, e poi dire save. Poi qua facciamo Acto 3. Vaffanculo. Bello sperro, Bounce Blade, la mettiamo. E qua in teoria non c'era nient'altro. No, no, qua dritti. Intanto sappiamo che le porte fanno culo. Ok. Adesso pungete, vaffanculo. Pungete. Sfete fenfete, sfete fonfete. Mi sa che ho driftato male qua, però ci provo. Non ci posso credere. Knock knock. Ok. Secondo me ti viene addosso. Anche secondo me viene dove sei te la prima volta. La prima volta. Spostati. Ti si sposta anche lui. Non ci provi neanche. Ok. E adesso ho tanta paura. Ora è diversa. È diversa la direzione. Sei dall'altro lato. Beh, c'è un uomo qui, Potrebbe essere contento di vederti. Che ne pensi? Lo cazzo siamo? Sì. Sì. Hai l'uovo. Dentro l'uovo c'è un uomo. Non è né importante né poco importante. C'è anche un dog dollar da quando siamo morti. Il suo valore aumenta ogni capitolo. No, diminuisce. Ah, diminuisce? Cioè, ci ha dato un uovo che non è né importante né poco importante. Dove siamo? La stanza di prima sembrava una trollata assurda e quindi non c'entra niente con la room in between. Questa è la room in between. È questa la room in between, esatto. C'è una ninna nanna, tipo, sembra, no? La musica di un carillon. Un albero che perde foglie, che parla e ci dà un uovo, dicendoci che c'è un uomo dentro e sarà contento di vederci. O noi saremo contenti di vedere lui, ora non ricordo. Blue Moon Coder, sia buona per il 10° mese. Sono già passati 10 mesi, attualmente vi sto seguendo per lo più riguardando le live in differita a causa lavoro, ma è sempre un piacere. Cari saluti a entrambi. Ma ciao, ciao. Bello. Dice Verdi che ci siamo persi il corrispettivo nel capitolo 1. Fuck. Lancer l'ho cercato esattamente un secondo ora. Fa. No, l'uomo è dietro l'albero. Ok, e dov'è? Però ha detto there's a man inside it, non behind it. Non ha detto there's a man here. In here, sì, è vero. Ma penso sia solo un gioco di parole. Cioè, alla fine si chiama Mister Egg, quindi
ci ha dato un effettivamente mentore. Dato nuovo. Grazie a Leliel che si abbona per il quinto mese. Grazie mille. No, ho usato l'uovo. E qui? E niente. Non succede niente. Grazie a nonno di Masauro che si abbona per il 19° mese. Meno 15 sub al sub goal. Proviamo a usare il telefono, va bene. Da quanto non lo usiamo il telefono? Sempre un rumore piacevole. Anche nel capitolo 1 esisteva una stanza simile. Ci sono tante teorie sul significato dell'uovo e nessuna è confermata o smentita. A me non viene in mente niente in questo momento per l'uovo. È chiaro che sia una di quelle cose, secondo me, iper deep, che comprenderemo alla fine della storia. Però ci sono entità nel Dark World che ci consegnano uova. No, Ferdi, non è gameplay, dai. Oh! Beh, non c'era un uomo qui. Ok, quindi non è nell'uovo. Lui pensava che ci fosse un uomo perché ha sentito parlare, ma è l'albero a parlare o comunque un'entità. Perché il commento è, beh, non c'era nessun uomo qui. L'uovo di Archeus. Vabbè. Vedremo poi cosa diventerà sta roba. L'oggetto, che oggetto diventerà fuori da qui. Però possiamo recuperarlo. Il primo? E chi lo sa? Secondo me no. Aia. Guarda Noel come spaventata. Dove cazzo sto andando? Adesso devo andare di sopra. Che la strada giusta è, cioè la strada per andare avanti è di, oh my god, Olux. Ok. Ok, questa è una, un pezzo di torta proprio. Fa ridere, pezzo di torta mi fa sempre ridere. E io lo piglio di nuovo. Ehi. Oh, topolini. Sembra un altro muro elettrico. Ma questo buco ha uno switch, ha un interruttore all'interno. Forse potremmo provare a premere qualcosa qui. Che ne pensi? Stanza del topo fastidioso 2. Allora, è dovere di ogni cittadino ruotare e far uscire i topi utilizzando gli appositi segnali di traffico. Z, engage and disengage, ok. Left and right, ruota, down, release. No, non volevo far questo. Prova sopra. Ok. Allora, mentre con giù faccio partire il topo. Allora, questa cosa fa ruotare al contrario, giusto? Perché vedi, sono al contrario le frecce. Quindi il topo esce e poi ruota dove? Non riesco a capire, aspettate. Sì, va a sinistra, ok. Allora, quindi dai buono. Allora, quindi non deve andarci, perché stavo premendo giù, ma con giù arrivano i topi. Non deve andarci. Qui però fa così doppia rotazione. E però poi va via, in teoria così. Speravo che non mi arrivassero addosso così. Ok. Quante volte verrò ancora colpito dai topi? A caso finché non ci sono riuscito. Vai, scusami, non ti volevo rubare battute. Chris, ce l'hai fatta totalmente a caso. Dovremmo essere in grado adesso di ma
Il muro elettrico è ancora in piedi. Abbiamo mancato qualcosa? Hello? Ma grazie per Azzone che conferma il ticket di ingresso per la VGC University anche per questo mese e 705 sub realizzate questa sera. Tra l'altro, cioè non tutta la sera 705 sub, però dal sub goal insomma iniziale di 550 mi pare. Fossimo 550. Ho visto l'iniziativa della VGC University, strafega. Che cazzo abbiamo missato? Ehi, Noel? Sempre stessa cosa. Beh, controlla se ci sono altri topi da far uscire. Beh, si può. Immaginavo. Ah, perdonami. Chris, non posso credere che tu abbia lasciato che questi topi... Grazie Not One, che sia buona per la prima volta, benvenuto. Caro Perazzo, appena possibile ci facciamo la famosa birra. Immagino che atterrare sull'interruttore abbia fatto andare via il campo di forza. Ok, andiamo Chris. Hai di nuovo risolto totalmente a caso. Ciao Fiora, facciamo Dark Souls il venerdì alle 21.30 e la domenica alle 17. Mi ha fatto ridere il messaggio, arrivo da YouTube, vorrei chiedere quando fa le live di Dark Souls, vorrei essere uno di Twitch, ha scritto Fiora. Vieni, vieni da noi, abbiamo biscotti. Ore 21.30 il venerdì e 17 la domenica. Aspetta, non ci credo mica che sia l'unica porta. Col cazzo che non ci provo. Pericolo formaggio, quindi lo prendiamo. Sei d'accordo? Chris, non hai intenzione di toccare quel formaggio, vero? Io invece ho intenzione di toccare proprio quel formaggio. Hai toccato il formaggio e l'hai accarezzato come fosse un cagnolino. Quando io improvvisamente... Un mouse. Mouse, si chiama proprio mouse. Check. Sì. È solo un piccolo topino che vive in una piccola casa. Sono stanco di essere mosso a destra e a manca. Ma che fantasia comunque sti pattern d'attacco, molto più fighi di quelli di Undertale. Ora facciamo trap one. Fear no, non lo voglio spaventare. Ok, qui facciamo defensio. Ah, ok. Così. Eds. Pensi di essere un gran formaggio? Eds, 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 Eds così? Ma Eds così che ci mettiamo a fare il defensio solo per l'Heal Prayer? Mamma mia. Mamma mia, così ci refulliamo. Mamma mia che non prendiamo hit. Noi tran ragazzi, ragazzi, se alziamo la difficoltà. È un po' troppo semplice questo gioco. Non voglio mai più vedere del formaggio. Il formaggio è stato distrutto nel calore della battaglia. Sembra che tu abbia perso cognizione di cosa... Di vista, ecco. Sembra che tu abbia perso di vista cosa sia importante. È importante. Aditi tesoro lì su. Uff, minchia. Chris! Sa che io voglio farlo. Ok. Trap all. Ah beh, ma bisogna fare così? No! Vabbè, non mi aspettavo il pointer. Noitran? Noitran, l'ho preso. Fai spare. Ah, ma bisogna fare così? Ah, ma facile allora sto gioco, dai. Facilissimo. Prendimi. Ah vabbè, ma facile, dai, su, Toby Fox, impegnati un pochino, dai, su, facile. Heads clap, mamma mia. Tutti. La cosa importante era il formaggio. Nel caso ovviamente vi si aspetta anche in quella sede. Beh, ragazzi, andate a dare un'occhiata sul Discord all'evento di Perazza. È un Kickstarter, quindi partecipate. Un CD bagel. Oh no.
il quarto. Vabbè, già direttamente nello storage, mi sa. Perché penso abbiamo già finito lo storage. Anche secondo me, sì, infatti. Abbiamo, no, abbiamo fullato, mi sa, ora col CD Bacon. Guarda, abbiamo 4 allora. Però. Vabbè, ora sono son belle cure, 80. Ho capito, ma non ne hai mai bisogno. Aspetta ad arrivare a Franco Blog. Sicuro, boss del capitolo. Lì shardiamo tutto. Proprio lui. Franco Blog. Il punto era, non ne hai bisogno adesso in borsa. A me dà fastidio che prendiamo la... Ha ragione. Allora facciamo così, tanto salviamo e chiudiamo, ma la prossima volta partiamo con... almeno 3-4 slot. Un po' di vuoti. Deposito. È un vicolo cieco. Io come Noel. L'interruttore sembra non funzionare. Chris, la piattaforma sta cadendo, aiutami! No, hanno il mouse 3. No, muore Noel. Dai. Il palle. Oh, Chris, cosa stai facendo? Mi hai fatto... Ah. Scusa, Chris, mi hai appena salvato, vero? Oh no, anche questo sta cadendo. Ragazzi, queste musiche sono così Bomberman. Spam deal, si può avere spam deal? Grazie. Chris, qualunque cosa tu abbia fatto, continua a farla. What? Chris, ti sei bloccato in questo puzzle, eh? Non ho neanche provato a farlo. Mi sembra di aver sentito Noel chiamare aiuto. Ma ora ho capito di cosa si tratta. Il tuo cervello... Oh mio Dio. Il tuo cervello sta piangendo, povera, povera Noelle. Ah, sì, sei bloccato in un puzzle come questo, fai proprio schifo. Ah, se solo fossi qui a farlo per lei. Lei senza potere, senza il mio potere, aiuto. Sì. Anche se essere da sola potrebbe temprarla. Su? Chris, mamma mia, dopo tutto... Non puoi capire, Noelle, come la capisco io. Aspetta, fammi leggere, sì? Può essere stato il suo vicino, sì, da sempre, muovere. Ma io sono il maestro dell'intelligenza emozionale. Io posso capire i suoi sentimenti come se fosse una guida strategica che io non ho mai avuto bisogno di utilizzare in ogni caso. E tu potresti anche vederla come semplicemente la ragazza della porta accanto, però, cioè la sempliciotta della porta accanto, ma in realtà è diversa. Lei è una ragazza innamorata con tutto quanto il suo cuore pronto da donare a Chris. L'obiettivo del suo affetto potrebbe essere sorprendente per te. È davvero triste che questo amore non possa mai crescere, ma io devo comunque supportarla, lei è la mia amica e comunque il mio unico avversario degno di nota nei giochi di corsa. Cosa cazzo ho fatto? No, è davvero così che vuoi chiudere questo discorso, dice lei, no, non può funzionare. Ah, perché girano da soli loro così. Ok. Cosa? Non capivo che girassero da soli senza frecce. No, cosa? Lui, cosa? Cosa? Come hai fatto? Come hai fatto a risolverlo? Anche un orologio rotto segna l'ora giusta 2 volte al giorno. Chris, se qualcuno te lo chiede... L'ho risolto io il puzzle. Non è giusto che per un colpo di culo tu prenda i meriti, ok? Non farlo sapere a nessuno, specialmente a Susie. Sai che lei mi bullizzerebbe poi. Questo momento è stato fatto da Toby per ignorare Birdie. Tu l'hai letto tutto, ovviamente, dovevi salvare Noel. Ma io volevo sapere cosa dicevo. Sai, non penso di essere più spaventata dai topi ormai. In realtà credo che possano essere anche un po' carini. In ogni caso continuiamo ad andare avanti. Noel è adesso immune ai topi. Grazie per queste serate meravigliose. Complimenti per il video teoria spettacolare come sempre. Grazie mille Oliver, che si abbona per il 16° mese. Si pogga. E qua concludiamo su Love Mouse. Attenzione al salvataggio è questo, quindi POG. E la prossima volta
Intanto vediamo le recruit. Tutti quelli trovati li abbiamo recruitati. Ah, yeah. Ah, possiamo anche leggere. Allora, concludiamo così. Ambulance. Un aggressivo antivirus. It's not down with the sickness. Down with the sickness è la canzone dei disturbi. Pop-up. Conosciuto per dire asobo, che significa let's play. Ma lo sa? Ma vorrà tornare? Task, questo gatto ti ama. Werewire, è controllato dalla... Era controllato dalla regina. Però adesso è comunque più, più forte, fico e più forte. Figo. Mouse. Sogno di rimettere in piedi, insomma, ricreare le scene dei cartoni animati con gatti, gatti e topi. Gli piace cliccare. Non abbiamo letto i tipi, però. Torna indietro. Ah, ok, i tipi sono allora, okay, ordine elettro, virus, gatto elettro, topo elettro. E l'ultimo è Viro Kun. Un virus con una vena criminale. Sì, una vena criminale, ma un cuore d'oro. Grazie a Nocturnes che si abbona per l'ottavo mese. Mi piacciono i retro games. E non odia. Gli piace il sistema di giustizia federale. Gli piace cliccare, ma non gli piace cliccare sul pop-up. Gli piace la terapia shock, ma non gli piace la terapia emozionale. Okay? Gli piace il cat food, ma non gli piace il cat food, come un tipica gatto. Gatto. Giustissimo. Gli piace il limo fruit. Non so che... Boh. Ma non gli piace AdBlock, giustamente. Ama le sirene molto rumorose, ma odia funny sound effects. Perché? Non lo so. Che vuol dire? E poi ci sono anche delle informazioni nascoste che erano nascoste anche nelle recruit di Nostown, quindi chissà... quando le sbloccheremo. Quando le sbloccheremo, capito? Sono informazioni che... Probabilmente quando potremo tornare in città. O addirittura nei prossimi capitoli. Non possiamo sapere. Ragazzi, è fatta. Asobo, giocare in giapponese. Ah sì? Ah, asobo vuol dire giocare in giapponese, non lo sapevo. Ragazzi, è stata una bellissima live, abbiamo fatto 3 ore e 30 di diretta ed è stato fantastique stare insieme a voi. Anche io sono morto dal ridere, è stata una bella live di speculazio, ma anche di divertazio e di gameplayazio. Io vi auguro una buona notte, ci vediamo domani ore 15:30 insieme a Loci qui su questo canale per lo Smash Direct, ultimo PG e fine del supporto a Super Smash Bros, che è uscito a fine 2018, quindi direi un gioco supportato per 3 anni che ha fatto la storia del supporto per le IP di Nintendo. Poi la sera vi vedete con Chiara per Safe Zone e quindi le live domani non mancano. Altre 4 live secondo Ferdi e io non potevo chiedere di meglio, perché secondo me al capitolo 2 di Deltarune dobbiamo dedicare tutto il tempo possibile, anche se secondo me insomma stiamo trottando al giusto ritmo, né troppo veloci né troppo lenti. No, è fatto. Ragazzi, e buonanotte. Ciao Raidini. Ciao Raidini. Ciao Raidini. Vuoi fare Raidini? Io farei Raidini. Facciamo Raidini a Bindinghini of Isaacchini, visto che Michele ci ha arrivato prima. Ed è di nuovo in live. O no? Non ci ha arrivato prima? Raidini a Michele. Sabuku. Sambuca no Maiku. No sutori ima. Andate dal maestro. Ragazzi, grazie mille per essere rimasti con noi. Buonanotte. Sogni d'oro. Il vostro palle è massimizzato. Ciao!